Come avete detto? Amen. Ave Maria, grazia plena, omnes tecum, vita tu mulieri, gusto per vita, frutto Momento. Vetus, Jesus. Che fa, si muove? No! No, 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 no. Ave Maria, grazia plena, omnes tecum, vita tu mulieri, gusto per vita, frutto Vetus, Jesus. Santa Maria, mater terra, da per l'opus peccatoris. Ce ne sono cinque, tutti vicino alle rispettive camere da letto. Signora baronessa, da quella parte. Ma sono protetti anche quelli? Più degli altri locali, capirete, Ulo. Trovandosi lì dentro è più sbagliato. Meglio non farlo sapere, Giovanni. In queste circostanze ognuno dice, purché mi salvi io, quello che succede, succede. Ave Maria. Signora baronessa, sì? Che cosa avete lì dietro? E che cosa volete che abbia, Carmela? Io lo so, è la borsa con i gioielli, un patrimonio di 70 milioni. Beh, non ci stiamo, preghiamo. Per Ave Maria, grazie a te, non è stato invitato con i aerei, busto per i frutti, però, come avete detto? 70 milioni. Giova, come son lunga. Se noi ne avessimo avuto uno solo, ci saremmo potuti sposare 20 anni fa. Beh, non è meglio essere fidanzati? Sì. Almeno c'è un ideale, c'è uno scopo da raggiungere. Ave Maria, grazia plena, omnes tecum, vita tu mulieribus prodigit frutto vetus, Jesus. Non hai per caso una tavoletta, un pezzo di cartone, bambaccia? Eccellenza, per farne che? Lo vorrei proteggere e lo vorrei impacchettare. Questo è un goe, capisci? Insomma, io sono preoccupato. Va bene, la villa di Contrani è antisismica, ma in terremoto è un terremoto. Cadono calcinacce e mi rovino il capolavoro. Va bene, ma voi ne avete tanti altri. Li avevo, Giovanni, li avevo. Tu che vuoi sapere? Due mogli, il matrimonio è un pozzo senza fondo. A chi lo dite? Io perciò mi tengo riguardato. Ah, è bravo. E noi che ci siamo perduti appresso a quest'uomo. Come Giovanni, sei fidanzato con tutti e due? No, per carità, eccellenza, chi l'avrebbe voluto? Io mi sono sacrificata per sorvegliare mia sorella. E Teresa mi deve proteggere, tiene 10 mesi più di me. Eccellenza, salvando la faccia vostra onorata, gli uomini sono tutti fedeli. Quello che toccano sporcano. E allora? E allora non debbono toccare. Domandatelo a lui se c'è mai riuscito. Ci sono notizie del conte? Sì, il telegramma è arrivato un'ora fa, signorina Graziella. Eccolo. Deprecabile notizia terremoto a Napoli, inducemi a interrompere viaggio. Stop. Fermomi in aperta campagna di Salverato onde evitare ogni pericolo. Stop. Continuo bene. Stop. Fidomi costruzione antisismica villa Battiferro. Ma temo maremoto. Maremoto? Già. E che roba è? È una specie di terremoto d'acqua. Contrano ha ragione. E qua siamo a 50 metri dalla riva. Allora. Graziella, fammi il piacere, perché ho due asciugamano, un poco di spago. Io se non imballo il goia, non sono tranquillo. Sì, papà. Che bellina, che bellina. Ah, signor Duca, vostra figlia è veramente una rosa di magia. È già fidanzata? Ha una bella dote, oh? E Giovanni, perché mi fai tutte queste domande? È tanto che non vi vedo. Per forza, il tuo padrone campa isolato. È un... È una specie di camaleonte, vuoi dire? No, è un camaldolese. Camaldolese, proprio così. Nell'alta società napoletana c'è un vuoto e questo vuoto si chiama Contrano Gennaro Battiferro Conte Danilo. Appunto. Io mi domando, quando arriva il conte e trova la casa piena di gente, che diavolo dirà? Oh Gesù, c'è stato il terremoto. Sì. Si aspetta la replica. Sì. Contrano alla villa antisismica costruita apposta. Sì. E allora? E allora che cosa, signor Duca? Ma c'è la costruzione antisismica per il figlio. Quando arriva il conte e il contino, intendiamoci bene, sia chiaro per tutti che voi e tutti gli altri signori vi siete introdotti qua di prepotenza. Io ve l'ho detto. Perciò non assumo nessuna responsabilità. Va bene, ce l'assumiamo noi. Giovanni, di fronte alla morte non si ragiona. Il telefono, Giovanni, il telefono. Pronto?
Casa Battiferro D'Aniello e io. Siete voi, signor Conte? Il Conte. Da dove? Pozzuoli? La Pozzuola. Beh, che è successo? Una disgrazia. Oh, Madonna. Una vespa. Una disgrazia. Maledizione, mannaggia. Sì. Al professore Liberano. Oh, sì, lo chiamerò subito. Non dubitate. Ma no, lo troverete qui, vivo o morto. Sì, senz'altro. No, signor Conte, la replica del terremoto. No, non c'è stata ancora. No. La stiamo aspettando. Stiamo aspettando. Sì, non dubitate, lo troverete qui. Sì, mi raccomando, siete cauti, prudente, signor Conte. Coraggio, riverisco. Ah, cosa da pazzi, che disgrazia. Parlate. Che è successo? Una vispa che è schifosa, una vespa maliziosa, Lazzarone. Che ha fatto? Ha morsicato in continuo. Ma dove? Oh, che domanda, dove ha potuto? E allora? E allora il signor Conte vuol giocare il tutto per tutto. Eh già, vuol trovare qui il medico per le cure. Momento di silenzio, signore, per favore. Sì, sta telefonando al dottore. Momento di silenzio. Pronto? Casa del professor Liberano? In persona? Ah, benissimo. Ma almeno male, ci sta. Beh, io sono il maggiordomo del conte Battiferro D'Aniello. Siete desiderati d'urgenza. Come? Non vi muovete. La replica del terremoto. E appunto per questo dovete precipitarvi qua. Sì. La villa è antisismica, professore. Sì. Ma parlo con l'uomo di scienza, con chi parlo? Sì, appunto, antisismica. Beh, mi raccomando, venite subito. Grazie, riverisco. Giovanni, io mi diverto. Ma questa è una buffonata che ricade su tutta l'aristocrazia napoletana. Io se non ridessi mi dovrei offendere. Ma come tu, Condrano, Gennaro, Battiferro, Conte Danilo, a 48 anni sonate, pigli e ti vai a fare 6 mesi di servizio militare a Pinerolo. In primo luogo il servizio militare non l'ha fatto il signor Conte, l'ha fatto il contino. Giovanni, sputami in faccia se quello non è stato in caserma assieme con il figlio. Beh, con ciò. Guarda, il contino è carne sua e ognuno fa il padre come lo fare. Sapete quanto ci ha impiegato dal Pinerolo a Napoli per risparmiare suo figlio il contino, per non strapazzarlo? 4 giorni. Una replica! Ma come il terremoto si annunciava con la replica? Ma che è il cacchio? È il conte carino! Via il giardino! Via il giardino! Sì, sono loro, scendono dalla macchina! Guardate tutto impolverato! Emanuele invece pulito! Si capisce, il padre l'avrà spazzolata per tutta la strada! Sì. Ehi, come va? Bene arrivato, Emanuele! Di un po', Emanuele, è stato faticoso il viaggio, Chi era il tuo colonnello? Il barone De Bernardinis? Ti è piaciuto il nord? Belle ragazze, eh? Emanuele, parla. Ma cos'hai? Ti è discesa la lingua? Domandatelo a papà, sa tutto lui. Dove è rimasto tuo padre? Sta mettendo i puntelli all'automobile, perché se viene il terremoto, quella cammina e va a finire a mare. Ah, ma certo, ha ragione. Condrano! E papà, è in giardino. Grazie. Grazie. No, mi ha già asciugato papà. Che grado hai, Emanuele? Io? E chi io? Sei tu che torni dal servizio militare, no? Nessun grado, sono soldato semplice. Attacchi! Che razza di scherzi, non farmelo più, Graziella. No. Non mi dici niente altro, Emanuele? Scusami, Graziella. Non siamo più amici come prima. Sì, Graziella, sì. Anche se ci siamo visti tanto poco. È vero. Sai, io ho una memoria straordinaria. Mi ricordo quando andammo con i miei e tuo padre alla Reggia di Caserta. Tu te lo ricordi? Sì. Ci perdemmo per i viali, credo. Com'era arrabbiato tuo padre.
Mi pare, sì. Papà, certo, se lo ricorda meglio di me, guarda. Avevamo io 9 anni e tu 11. Un'altra volta facevo una gita a Capri. Era una giornata calda, vero? Un 12 luglio. E poi... Senti, ti ricordi l'ultima volta che ci siamo visti? Quando ci fu il banchetto per la mia partenza. 6 mesi fa. Io ti guardai per tutta la serata. Sì, ma non era facile. C'erano 60 persone. Come ti schiderò? È un'aria di montagna qua. Sì, bello, abbronzato, una meraviglia proprio. Non l'ha toccato nessuno. Grazie. Nanni, papà, come ti senti? E niente, papà, e niente, non ti preoccupare, che niente. Giovanna, avete telefonato al medico? Arriva, non arriva questo professore di italiano. Contrano, non era meglio un consulto? E la cosa può essere molto grave. Duca, per cortesia, non sfottete, abbiate pazienza. Non è questione della gravità della cosa, è questione della malvagità dell'avvenimento. Ma come dico io, tu sei una vespa e va bene. Entri in un'automobile che viaggia prudentemente a 35 all'ora e va pure bene. Vedi che là dentro ci stanno 2 persone. Una forte, anziana, preparata. Un'altra debole, delicata, guaglione. Dico, un ragionamento te lo vuoi fare, anche come vespa. Vuoi pensare? Vuoi fare la scelta? Dico, morso per morso preferisco il padre. No, tu piglia e vai a squartare Nannillo. Schifosa d'una vespa. Giova, arriva questo medico, no? Sì, sì, arriverà a momenti. Contrano, ecco, intanto dateci notizie. Allora. Questo servizio militare in complesso, com'è andato? Ah, per me è stata niente. Io me la sono cavata benissimo. Ma Nannillo no, Nannillo ha sofferto, povero figlio. Questa che roba. Ho pigliato una creatura che è appena uscita da sotto il fiato del padre, tutta assieme alla sottoponita questina di Dio. Iniezione antitifica, vaccinazione. Cavallo, brusco, stride, ramazza. Questa che roba. Se non teneva a me, povera creatura, era rovinata. Perché gli avete dato una mano? Dunque, non sfottete, abbiate pazienza, vi prego. Come ve lo devo dire che questa ironia la dovete finire? Gli ho dato una mano, si capisce. Nanni, dillo tu a papà, ti ho lasciato un momento di vista a Pinerolo, parla, parla. No, no, i miei compagni ti chiamavano la barba. Avete sentito? Che vi dicevo io? E così il governo non si può lamentare. Invece di un soldato, ne ha avuti 2. Oh, non che a me abbia fatto eccessivo piacere, intendiamoci bene. Io alla patria le voglio bene, la rispetto, l'apprezzo, e specialmente se è Napoli. Ma i miei antenati, vedete, quelli non avevano tendenza per le armi, guardate là, tutto clero e magistratura, guardate. Quelli dicevano andate, andate. Noi abbiamo partecipato pure al Risorgimento. Sì. Come no? E i proclami chi li scriveva? Mio nonno. Ci passava le nottate, che penna, che penna. Scusate, Contrano, ma voi, con le vostre aderenze, non avete tentato di ottenere per Nannillo, che so, un'esenzione, una riforma? Sì, sì, mammina, come no? Ci avevo pensato, e come no? Solamente che mi dispiaceva per lui. Capite, un giorno mi avrebbe potuto dire, papà, ma insomma, allora io non sono come tutti quanti gli altri. E così ho detto, non fa niente, va. Sorbiamocelo questo Pinerolo. Insomma, siete uscito di leva insieme con vostro figlio. Dunque, insomma, quando la volete smettere, mi ha fatto piacere, me lo fate sapere. Ogni tanto con st'ironia mi dà fastidio, abbiate pazienza. Sono uscito di leva insieme a mio figlio. Ma perché voi trovate forse sportelli di banca senza cassiere e il denaro là a disposizione di chi lo vuol prendere? Duca, abbiamo la persona addetta che fa da intermediario fra il denaro e chi ne ha bisogno. E così io sono andato a Pinerolo a fare da intermediario fra mio figlio e il servizio militare. Ma non capisco che c'è da ridere, che cosa fate qua, che cosa volete, ma chi va chiamato, chi siete, da dove venite, abbiate pazienza. Ma Contrano, ma come? Aspettiamo la replica del terremoto. Va bene, andate ad aspettare nelle altre stanze, in giardino, c'è sta tanto spazio proprio qua la dovete aspettare. E che vai? Io torno dal Pinerolo per godermi mio figlio e che faccio? Trovo una quantità di estranei. Estranei che mi limita ogni espansione. No, non vuoi fumare. Giovanni. Giovanni, ma questo professore li verrà. Riverisco, signor Cosi. Siete voi l'infermo, no? No, per carità, vuole esserci io. È mio figlio. Ah, è Contino, ben tornato. Buongiorno, dottore. Ecco.
È un fatto medico o chirurgico? No, l'uno e l'altro, professore. Ma che la pecettola? Ah, qua no, è niente. Questa è una banale puntura di vespa. E per le cure relative già hanno provveduto il medico di Mondragone e quello di Pozzuoli. Ah, beh, beh. Sì, sì. Ma ci sono altre cose che mi preoccupano, professore. Ah, sì? E quali? Non lo so. Nannilla avverte dei disturbi strani, curiosi. Non so, mo è troppo debole, mo è troppo forte. Come sarebbe? Passa da un estremo all'altro, mi capite? Non so spiegarvi, è una specie di volubilità fisiologica. Un ti vedo e non ti vedo, insomma. Prende in mano un oggetto delicato e lo frantuma. Deve sollevare un piccolo peso e non ce la fa. È una specie di contraddizione muscolare. Beh, vediamo. Vediamo, va, spogliate, come va, spogliate. Da papà, spogliate. Permesso, non lo toccate, sapete? Come vi permette? Eccellenza! Io l'ho tenuto in braccio! Tu? E come ti sei permesso? Quando è stato questo? Dove è stato? Quando ero bambino piccolo. E chi ti ha dato mai l'autorizzazione a fare una cosa simile? Eccellenza, forse l'avrò fatto col pensiero. Sì, col pensiero. Quando uno vuole bene. Sì, ci volete pure impedire di volergli bene. Secondo la quantità e la qualità del bene. È chiaro? E andate, perché quello si deve spogliare. Siete zitello, non siete zitello. Eccellenza! Eccellenza, brutta parola mia! Ha aperto un collinone, abbiamo aperto. Maroni, voi state ancora qua. Ma che cosa volete, scusate? Sono una donna di mondo, Condrano, non sono una zitella. Che impressione volete che mi facciano certe cose? Lo so, ma qua si tratta di ben altre cose, cara baronessa. Mi dispiace, qua si tratta di Nennillo, perciò mi dovete fare la gentilezza, vi dovete accomodare come hanno fatto gli altri. Scusatemi, tanto, abbiate pazienza, poi magari ci rivedremo, voi sapete, io non... Andate. Sì. Beh, adesso levatevi tutto, va. Si deve lavare tutto dopo. Pure la maglietta? Sì, pure la maglietta. Però se non c'è pericolo di un raffreddore. Raffreddore. Sto caldo il raffreddore. Ma appunto per questo caldo. I giorni. Me li ha messi papà in viaggio. I giorni. Sì, non li ho nemmeno letti, professore. Conte. No, è un'usanza antica, mia madre. Mi diceva sempre che il giornale ripara. Va bene, vediamo un po'. Stendete, Conte, stendete, rilasciatevi. Piano, che gabbia toracica. Buona, Eccezionale. Giusto, piano. Ehi, è che si rompe. No. Scusate. E che suono? Eccezionale? Una botte di rovere. Grazie. Respirate regolarmente. È solido. È solido. Acciaio. Scusate. Le radici sono degne dell'albero. Che bellezza. È ghiando l'armento, professor. Vediamo un po'. Perfetto. Nemmeno il più lieve risentimento linfatico. Grazie, professore. Caro Conte, da uomo a uomo, che vi devo dire? Io non ho mai avuto un paziente più sano di vostro figlio. Me ne rallegro, professore, me ne rallegro. Non potete immaginare che spina mi avete levato dal cuore. Sì. No, niente, il giornale è levato. Li leggete dopo. No, non devo leggere. Senza il giornale, papà, hai capito? Non li dobbiamo mettere più, capito, papà? Sta bene, non è vero? Bene. Me ne rallegro da una parte, ma dall'altra parte, aspetta, papà, dall'altra parte mi domando che cosa sono questi disturbi, questi malesseri. Adesso vediamo, calma. Adesso ci addentriamo nella zona psicologica. Dunque, età? 21. 21. Praticate qualche sport? Come no? Nuoto, canottaggio, equitazione, tutto. Bene. Passiamo ai sintomi soggettivi, va? Raccontate, giovanotto. Che cosa vi sentite, va?
Posso parlare? Come non devi parlare? Tutto. Tutto. Quello è il nostro medico curante, il medico di casa. Tutto, si capisce, avanti, tutto. Sono qua per questo. Se no... Non mi sento bene, papà. In che modo? Questo vedete, sta facendo questo da quando ci siamo messi in macchina, io non trovo pace. Ma che hai, papà? Non mi posso spiegare. Sono amico e nemico mio. No, amica e nemico. Certe volte io certe volte mi vorrei baciare. E certe volte mi romperei la faccia. Mamma mia, del Carmine. E poi, papà, e poi? Tu hai niente. Mi sento come uno che ha 100 appuntamenti. È chiamato da tutte le parti, va e non trova mai nessuno. Di giorno io dormo in piedi. La notte sto con gli occhi aperti, così, e vedo. Vedi? E che vedi? Tutto. Tutto, papà, aiutami. Non sono nemmeno sogni, visioni, apparizioni. Sono fatti. Sì. S'apre la porta ed entra la campagna. La campagna? Come? Qua? Ondulata. Una meraviglia, papà, che uno non si stanca di guardare. Sì. Paesaggi, insomma, sì, ho capito. Sì, curvi. Curvi? E bianchi. Non verdi? No, bianchi. Un padre, figliolo, Spirito Santo, che sta una fattura? Questa è una stregoneria. Che stregoneria. Andate avanti, giovanotto, andate avanti, ti raccontate. Sto camminando in un corridoio. Non c'è anima viva. E invece io mi sento urtare da tutte le parti. Spigoli? No. Urti morbidi, delicati. Stendo le mani e non trovo niente. Vi faccio abbattere tutti i corridoi. Giovanni, ma che risolvete? Signor ordine. Che abbattete? Che risolvete? Dobbiamo parlare un po' io e voi, caro Conte. Basta così, giovanotto, basta così, non bisogno altro. Basta così. Teresa, Carmela. Eccellenza, comandante. Carmela, venite. Venite, il contino ha bisogno di fare una doccia e mettersi in borghese. Sì, eccellenza. Oh, mi raccomando quella divisa, lavata, stirata e naffattalina. Sì, eccellenza. E pure per quelle altre che stanno nel baule. Sì, ma perché quante divise le avete fatte fare? E a te che ti interessa? No, così. Sei gliel'ho fatto. Sei. Sei, perché l'hai pagata tu, l'hai pagata tu. E allora fate gli affari tu, che ti impicci. Hai ragione. Vai, papà, vai. Vai, bello papà, vai. Vai, che una doccia ti farà bene, vedrai. Ma niente, cosa vedrai che starai bene, papà. Va, portatelo qui. Non lo tocca, buongiorno, mannaggia il mondo, non lo tocca. Non lo tocca. Aprite la doccia, piano. Prima piano, poi fuori. Ma piano, professore, che è successo? Calma, calma. Professore, mi avete detto che dobbiamo restare solo tutti e due. Niente. Io non saprei da dove cominciare. Vedete, caro Conte, io sono un medico all'antica e come tale, onestamente, non posso prescrivere a vostro figlio niente di niente. Perché siete all'antica? Vedete, oggi ha molto successo nel mondo un nuovo tipo di analisi clinica. Pare che la maggior parte delle malattie si curino interrogando il paziente per stabilire quali traumi psichici abbiano determinato l'insorgere dei disturbi. Nel caso del contino, insomma, un psicanalista vi potrebbe spiegare le sue visioni o, come avete detto voi poco fa, le sue volubilità fisiologiche. Per me, che vedo le cose un po' più semplicemente, la causa dei suoi disturbi, scusatemi, siete voi. Io? Sì, caro Conte, ve lo devo dire. A furia di stargli addosso, voi avete dimenticato che vostro figlio non è più un ragazzo. La sua personalità si è fatta matura. Conte, vostro figlio ha bisogno di indipendenza. Indipendenza? Come sarebbe la mostra indipendenza? Come sarebbe... A 20 anni. 21. Ah già, 21, meglio ancora, pure maggiorenne.
a 21 anni. Ma li avete avuto anche voi, 21 anni, no? E che c'entra, professore? Il mio caso era diverso, per carità. Io ero già orfano di padre, servo e padrone mio. No, Nannilla no. Nannilla è completa, Nannilla il padre ce l'ha. Vado a ridere. Caro Conte, ci vuole altro che un padre per completare un giovane figlio. Ma io e Emanuele non siamo solamente padre e figlio, noi siamo fratelli, siamo amici, voi lo sapete. Va bene, allora non mi capite. O non mi capite, o non mi volete capire. E come vi devo dire? A 21 anni si rincasa tardi qualche volta. No, no, si hanno delle avventure. Qualche segreto sentimentale. No. Ne ha vostro figlio? Se sono segrete, come faccio a saperlo io? Ecco, vedete, voi eludete la mia domanda. Eludete la mia domanda, ma non importa. Non importa, io credo di essermi spiegato abbastanza, no? E io vi ho capito. Ho capito. Si impone il problema. Ecco, proprio così. Si impone il problema. Capirete, quei disturbi si potrebbero anche aggravare. No, ma che... Potrebbero diventare fissazioni. Professore, ma volete scherzare? Lasciatelo libero, o meglio, osservatelo pure, ma discretamente, da lontano, insomma... Dategli l'impressione che lui nella vita si è già emancipato. Ho capito, professor Basso. Ho capito dove volete arrivare. Ho capito. Devo convincermi che mio figlio non è più un ragazzo. Ecco, bravo. Più presto ve ne convincerete, meglio sarà. E meglio sarà. Signor Conte, 21 anni. Penso che io a 15 o 16 anni già... No, lo so, di quello che avete fatto voi non mi passa manca la capa. Scusate. Giovanni? Cosa da niente? Giovanni accompagna il professore. Ma cosa da niente? Sto proprio cosa da niente. Senti. Arrivederci. Ciao Giovanni. Sì. Che dorati, sì. Prego, accomodatevi. Che c'è? Oh, niente. Vi trovo ammirevole. Ah, grazie. Mi prego. Beviamo qualche cosa? Volentieri. Barone, che strana impressione mi avete fatto. Sì, entrando dal parco, non so, mi avete fatto una strana impressione. E già, perché... prego. Grazie. Siete entrata con i capelli pieni di vento, tutta animata. Non so come dirvi. È stato come se si fosse aperta una porta e fosse entrata la campagna. Oh, che bella immagine. Sì. Voi mi sorprendete, Gondrano. Sì, eh? Non avrete mica l'intenzione di farmi la corte, vero? Avrei fortuna? Ma, chissà. Però, grazie. Venite qui. Mi lo singate. Grazie, posso? Sì, così. Ecco, bravo. Gesù, che splendore. E di Emanuele che ne pensate? Oh, perfetto. Ah, sono contento che vi piaccia. L'ha detto pure il professore Liverani poco fa, sì. Dice che è un giovane sorprendente, meraviglioso. Però... Però? Oh, intendiamoci bene, fisicamente a posto, niente da dire. Solamente che... mi preoccupa un po', La psiche, mi capite? No. Ecco, lascia un po' a desiderare. È stupido? Chi? Emanuele? No, no. Vogliamo scherzare. Ha fatto tutt'altro invece. Solamente, non so, pare che... dice di provare dei disturbi curiosi.
strani, dice che non so, che si sente urtato nei corridoi. E voi ne siete preoccupato? Non dovrei esserlo. No, non eccessivamente. Prima o poi troverai il suo equilibrio, ne sono certa. Beh, equilibrio in che senso, scusate? Beh, l'equilibrio che può venire solo da un po' di libertà. Ah, pure voi con sta libertà, barone. Ma qualunque giovane a 20 anni si sente il padrone del mondo. Lui, credete che lui forse non lo è? Sì, sì. Ma attraverso un intermediario. No. Ma come l'avete detto voi stesso poco fa, a proposito del servizio militare. Al reggimento i compagni di vostro figlio vi chiamavano la balia. Già. Beh, e avete nessuna idea di un proposito? No, nessuna idea particolare. No. Osservatelo, sì, sì, guidatelo, proteggetelo, ma da lontano. Fate in modo che prenda lui stesso delle iniziative, che esprima dei desideri. E non stateli continuamente addosso come fate. Eccolo. Vieni, vieni, Emanuele, vieni. Va bene così, papà? Bello, quando sei bello, papà, quando stai bene in borghese, bello. Non è vero, baronessa? Ah, è meraviglioso. Sì, hai salutato la baronessa? Sì, papà, prima. E vabbè, prima la militare, adesso salutalo la borghese, no? Certo, con piacere. Complimenti, Emanuele. Dove hai imparato così bene? Beh, è un istinto. Ce l'ha nel sangue, poi è figlio mio. Lasciatelo parlare. Ciao. Parla, papà. Parla. Io? Chi? Parla, papà. Che dovrei dire, papà? No. Oh, bello, quello che vuoi, quello che senti di dire. Non ci occorre mica il suggeritore, non appunto, è vero? Appunto. Parla, parla. Emanuele, trovo che la vita militare ti ha giovato, sai. Ti ha reso più disinvolto. Davvero? Sì. E come davvero? Se lo dice la baronessa, ci devi credere. Se... Emanuele, non mi accompagneresti a fare una passeggiata nel parco? Io? Sì. A voi? Sì. A te. E tu devi accompagnare lei. Posso, papà? Vai, a papà, vai. A chi aspetti? Volentieri, allora. Sì, vai, vai. Se papà lo permette. Come che lo permette? Con prego, piacere. Prego, baronessa, andate. Fate una bella passeggiata, una lunga passeggiata. Oramai la tempesta è passata, il tempo si è rimesso al bello. All'amore che fa va, all'amore a bannere che leggere, cagnoli e diavolo. Eccellenza, non mi siete cambiate ancora la giacca? Oh, sì, hai ragione che è distratto. Teresa, fammi la cortesia, portami quella giacca da camera e lasciala. Tutto, che sia tutto in ordine, mi raccomando. Sì, Carmela. Eccellenza. Carmela, vieni qua. Comandante. Vieni qua, Carmela. Dopo lei, Carmela. Senti, Carmela, mi hanno detto che tu ti sposi. Ah. Non so, me l'hanno detto una 15 o una 20 d'anni fa. 20, eccellenza. 20? Sì, 20. La miseria. Che costanza. Che costanza, 20 anni. 20 anni. Vedi? E intanto il tempo passa e la gioventù. Ma no, tu sei la gioventù e la felicità in scatola. Ma scherzate, eccellenza. Ti sei offesa? Invece io. Come non detto. Adesso parlo io con Giovanni. Mm-hmm. Stai tranquillo, metterò io a posto la cosa. Grazie. Giovanni, grazie. Giovanni, vieni qua, Giovanni. Quanto ti voglio bene, stamattina, Giovanni. Abbracciami. E adesso succede, oggi succede tutto, Giovanni. Oggi mi abbraccerei una poltrona, un divano, un albero, qualunque cosa. No, a te non mi abbraccio. No. Dammi la giacca e vatti. La sciarpa, Giovanni. Eccellenza. Giovanni, vieni qua. Eccomi. Giovanni, prendi il libro dove scriviamo tutti i fatti di Nenì. Subito, eccellenza. Vai presto. Muoviti, Giovanni. È fatto. Muoviti. Che giornata meravigliosa, che bella cosa, cioè, no. Dove eravamo rimasti? 9 gennaio, eccetera. Bene. Leggi Giovanni. Leggi. Ore 14, partiamo in automobile alla volta della lontana ed ignota Pinerolo. Benissimo. Che la Vergine del Carmine ci assista. Bene, c'è altro? Altro. Bene, lascia 20 pagine in bianco per i ricordi della vita militare. Fatto? Ecco. Scrivi, Giovanni. Fatto. Scrivi. Sì. 8 agosto, giorno del terremoto. Della passeggiata. Ore 11:20. No, eccellenza, voi ritardate di ben 15 minuti. Scrivi, Giovanni, andiamo. Scrivi. Ecco. Hai scritto? Sì. Fatto? Basta così. Non si capisce niente. Non fa niente, devo capire io, non c'è bisogno che capisci tu. Mamma mia, bella, 15 minuti. 15 minuti, Giovanni.
Giova, ma quanto dura un minuto? Oh, bene, eccellenza. Quanto deve durare? 60 secondi? No, no, è quello il minuto qualunque, quello che dici tu, no. E tu vuoi paragonare il minuto del condannato a morte con il minuto di quello che sta dormendo pacificamente sotto un baldacchino? No. Oppure il minuto della sposa, che sull'altare dice sì, con il minuto di quello che va dal tabaccaio e dice mi favorito un pacchetto di nazionale esportazione, Giova. Giova, c'è tutto un equivoco sui minuti, te lo dico io. C'è tutto un equivoco. Giova, eccellenza. Giova, cantiamo. Oh, io non ho voce. Non fa niente. E che cantiamo? Ah, ma che cantiamo? Non ti preoccupare, tu non puoi immaginare che cosa erano capaci di cantare quelli a Pinerolo. Guarda, tu non lo credi? E beh, questi settentrionali concepiscono la melodia come uno che ha passato un wine here. Sì, sì, è vero, è vero. È la mia parola d'onore. Lo dicevo, eccellenza, sì, sì, è vero. Tu hai voce? Beh, così, così. Sei intonato abbastanza? Tempista? Tempista, sì. Bene, allora fai un pri, un pri, un pri, un pri. Fai l'accompagnamento. E io ti faccio sentire che erano capaci di cantare quelli a fine. Un pri, un pri. Quel mazzolin di fiori che viene dalla Moratagna. Fate il coro voi. Che viene dalla Moratagna. E vada bene che non si bagna. E vada bene che non si bagna. Ma sentite, ma sentite. Io mi domando, pur tenendo nella massima considerazione che voi siete dei settentrionali, quindi pieni di acqua, pieni di neve, pieni di nebbia, ma vi sembrano queste canzoni da cantare? Lode, lode, lode. E cantate queste canzoni dietro a un funerale in tempo di una disgrazia pubblica, prima di una rivoluzione, ve lo posso anche concedere. Il dolore giustifica tutto, ma sotto la finestra della vostra fidanzata. In una sera di stella, con una bella luna, voi pigliate e pozzate a cantare Lode Bore. Abbiate pazienza, scusatemi tanto, ma stavo facendo sentire a Giovanni e alle donne le canzoni dell'Alta Italia. Ma la verità non è questa. Venite anche voi, venite! La verità è che oggi sono allegro, sono contento! Giovanni, Giovanni, Teresa, preparate lo champagne. Sì, mettete in fresco lo champagne, si beve allegria, allegria! Alla memoria di questo giorno felice! Emanuele dov'è? Emanuele non lo so, non lo so, non lo so, non me lo domandate. Come non mai? Gli avete levato le redini? Ah, Duca, ma insomma la volete smettere di fare questa ironia? Abbiate pazienza! Vi ho levato le redini, sì, gliel'ho levato le redini. Ma vi volete convincere che io e mio figlio non siamo il solito padre, il solito figlio? Quello morì la madre, che lui aveva 8 mesi. La prima faccia che lui ha visto venendo al mondo è stata la mia. Come si chiama questo? Naso. Ed era il naso di Contrano Gennaro Battiferro Daniello. Come si chiamano questi capelli? Ed erano i capelli di Contrano Gennaro Battiferro Daniello. Ma guardatelo, quello è tutto un Battiferro Daniello. Quello non somiglia minimamente ai parenti della madre. Guardate il nonno, il bisnonno, vedete? Questo qui, questo col collarino, lo guardate? Guardate, pare che dica, sono qua, sono tornato, sono Emanuele. Verissimo, caro Don Francesco Battiferro Daniello. Io vi ho riconosciuto e mi sono regolato di conseguenze. Vi ho tenuto in braccio, mi avete fatto la pipì addosso, vi ho condoliato di notte, vi ho messo il borotalco e il bavaglino. Rispondete, chi vi ha fatto muovere i primi passi? Chi vi ha mantenuto la mano per fare le aste? Chi vi ha insegnato a remare, a cavalcare, a vivere? Chi? A vivere? A vivere, a vivere, a vivere. Eccellenza, eccellenza, è quasi l'una. Beh. Abbiamo preparato il buffet del giardino. Bene, brava, brava Teresa, avete fatto bene. Avete sentito? Sì. Teresa ha preparato il buffet del giardino, possiamo andare. Grazie. Andiamo, Teresa. Oggi è la giornata della mia. Andiamo, andiamo, papà, andiamo, andiamo a mangiare. Bravo, vieni, ti devo dire una cosa. Senti, Nenni. Ti prego, vieni. Ha preparato la colazione in giardino. Venite, aspettiamo voi. Guardate che aspettiamo voi, venite presto. Voi, tieni, prego.
Vieni. Vieni, Graziella. Siediti qui, eh? O vuoi andare in giardino con gli altri? No, no. Preferisco rimanere con te. No, qui. Senti, ti sei mai ricordato di me durante questi 6 mesi di Pinerolo? Spesso, anzi continuamente. Mi ricordavo di te senza saperlo. Mi davi un nome di fantasia? Mi chiamavi, per esempio, che so, Fior di Ginestra? No, e perché avrei dovuto chiamarti Fior di Ginestra? Le firmavo Fior di Ginestra le mie lettere. Graziella, ma che lettere? Le mie a te. Ogni giorno te ne ho mandata una. Dove? A Pinerolo. In caserma? No, all'albergo turismo. Non le ho mai ricevute. È mai possibile. E così, nemmeno una. Certamente le ha prese lui. Chi? Mio padre. Ah. Per fortuna ho avuto la precauzione di non firmarle col mio nome. Che mi scrivevi nelle lettere? Che mi scrivevi? Tutto e niente. I miei sogni, le mie fantasie. Ho inventato 2 persone, Emanuele e Graziella. Come forse non siamo e non potremo mai essere. Chi l'ha detto? Era così bello. Ci allontanavamo da ogni cosa. Non eravamo più qui, eravamo in un'isola tutta nostra, abitata solo da noi e obbediente a ogni nostro desiderio. Obbediente chi? L'isola. Era un'isola magica. Faceva tutto ciò che noi le dicevamo di fare. Tu volevi gli alberi azzurri invece che verdi e diventavano azzurri. Volevi un palazzo di nuvole. Si formava. Un giorno eravamo 2 bambini di pochi anni e un altro giorno, o magari un'ora più tardi, eravamo vecchi, come dopo tutta una vita trascorsa insieme. E non succedeva mai che tu mi dessi un bacio? Tanto era un'isola deserta e non c'era nessuno. Dimmelo, Graziella. Succedeva o no? Sì. Spesso. Ma in un certo modo. Come? Ecco, io ti lasciavo un bacio sul tronco di un albero. E dopo un po' tu passavi di lì. Il bacio ti chiamava e tu lo raccoglievi. Così. Altre volte invece lo nascondevo perché tu stentassi a trovarlo. Dove lo nascondevi? Tra l'erba. Nel bosco. Mi vuoi bene? Sì, e tu? Sì, sì, Graziella, perdonami. Non è che in tanto tempo non mi sia accorto di te. Non mi sono accorto di me. Ma adesso è tutto diverso, ti giuro. Guarda, io non mi riconosco più. Adesso quello che io voglio, lo voglio. E che vuoi? Prima di tutto te, te, Graziella. I tuoi sogni, io voglio che diventino realtà. Staremo sempre vicini. Sempre, sempre, sempre. Che è successo? Niente, papà, niente.
Ti piace, Graziella? Sì, mi piace tanto. Ma se l'hai vista appena un paio di volte in vita tua. È vero, papà, un paio di volte in presenza tua. Ma sai, io senza saperlo così l'ho rivista tante altre volte. Ma che ragionamenti sono questi? Non lo so, papà, ma deve pur venire il giorno che uno li fa, no? Anni che sia ben chiaro, Tu avrai bisogno di libertà, di molta libertà. L'ha consigliato il professore Liverano, lo ha consigliato la baronessa. Scusami, Graziella, ma di affetto no, Di affetto tu ne hai avuto e ne avrai sempre. Mio papà, tu tieni a me. Bello di papà. Ma ti ho mai ingannato io, papà, dimmi. L'amore, e che cos'è l'amore, Chi è che si appoggia alla stampella? Lo zoppo! Chi ha l'assoluto bisogno di un cane? Il cieco, tu no! Tu no, tu tieni a me, tu tieni a me. Papà, ma che c'entra? Graziella, c'entra? È differente. Ma che ne sai tu delle donne? E tu, tu che ne sai che non so niente, papà? Ma abbi pazienza. Io ho 21 anni, ho fatto il soldato. Abbiamo fatto il soldato. E va bene, abbiamo. Ma ci sono cose... Lasciamo perdere, papà. Un figlio non può dire proprio tutto al padre. Specialmente quando questo padre lo sa già, Ma che vuoi che non me ne renda conto? Mio papà. La natura è la natura. Ma i legami seri, continuativi, infrangibili, e quelli no, quelli ce li creiamo noi con le nostre mani. E che maniera è questa, Tu ti attacchi a una persona, la leghi, la tieni impedita per 30, 40 anni, per una vita intera, e a quale scopo? Per dirle, per farti dire ti voglio bene un paio di volte alla settimana, Anni. E prendi me, papà. Prendi me, non sono rimasto vedovo giovanissimo io. Non mi piacevano e non mi piacciono forse le donne? Ma che facevo? Che cosa facevo? Mi legavo mani e piedi a una tale? Davo una matrigna a Nennillo mio? No, papà, no, ma, papà, papà, ma che discorsi? No, ma per me è differente. Come? Io sposandomi... Sposando? Non do una matrigna a nessuno. Matrimonio? Nennio, apri bene gli occhi e... Tu con chiunque ti sposi con una donna. Resta là tu. Un individuo esperto non avrebbe bisogno di altre informazioni, ma tu no. Le donne? Le donne? E sentiamo, chi è donna sulla faccia della terra? Chi? Quella che piange quando vorrebbe ridere e ride quando vorrebbe piangere? Quella che se la mette in un deserto ha uno specchio in ogni granello di sabbia? Vanitosa, pigra, ingorda, sfruttatrice, quella che non è nemmeno lontanamente paragonabile all'uomo e che senza di noi non avrebbe, come si suol dire, né cielo da vedere né terra da camminare. Ma siccome conosce il nostro punto debole, dice qua devono venire. Papà, ti prego. E trova la sua sistemazione. Ma quando la trovate, sta al sicuro, allora dobbiamo vedere che cosa fa. Cosa dovrei fare, secondo voi, signor Conte? Altri uomini, vecchiere, altri uomini. Altri capricci, altri romanzi. Altre occasioni. Quello è campione di polo, quello ha il panfilo, quello tiene gli occhi verdi, quello pretende minaccia, quell'altro piange e prega. Fate la carità, venite a fare una bella passeggiata con me nel parco. Papà, ma che discorsi? Ma tu che fai? Generalizzi! Generalizzi. Ma come c'è il galantuomo e il marivolo? Così c'è la donna leggera. Sì. La baronessa, per esempio. Ma c'è anche una donna per bene, una moglie come si deve! Donna Mimmina, per esempio, la matrigna di Graziella, Per l'appunto! Perché? E tu ci metteresti la mano sul fuoco? Ma perché secondo te Mimmina è fedele a quell'insetto di suo marito? Insetto non insetto, a lei è piaciuto e se lo tiene! Non se lo tiene, non se lo tiene, non se lo tiene, non se lo tiene! Non se lo tiene! Io ho cercato sempre di mettere sotto i tuoi occhi un mondo bello, pulito, degno di te. Lo preparavo io stesso tutte le mattine, come Teresa ti prepara la colazione, come Giovanni ti prepara i vestiti. Tu invece no. Tu invece questo mondo lo vuoi vedere così com'è. È vero? Con gli occhi tuoi. E vabbè, e io cercherò di... Pardon, padre e figlio in piena conferenza, me ne vado. No, restate qui. Per carità, lupus in fabula, Stavamo appunto parlando di voi. Di me? Sì. Nella mia conferenza con Emanuele, cara duchessa, voi siete caduta, come direbbe la plebe, come il cacio sui maccheroni. Scusami, papà, riprenderemo il discorso più... No. Sarebbe troppo comodo, caro Nannillo.
Tu mi devi sentire, invece. Devi sapere, devi vedere, devi sentire. Siediti. Scusami, bimbina, Senti, fra me e Emanuele non ci sono più segreti, né ce ne devono essere. Sei contenta che lo sappia? Ma Conte, Contrano, ti prego. La vedi, fa la commedia, fa la commedia. Vieni. Contrano. Emanuele sa tutto. Quello che non sa lo dovrà sapere. No, no, Contrano. Mimmi, amore mio, mi hai pensato durante questi sei mesi, sì. Lascia. Aspetto che non ci sono più segreti, ti ho detto. È inutile che ti dica che in questi sei mesi io non ho fatto altro che pensare a te. Ma Contrano, io non so cosa mi prenda. Mimmi, amore mio, quando parte tuo marito per la campagna? Lasciami, basta. Stasera. Contrano, ti prego. Allora, ne avvisami con la solita telefonata, ma ti raccomando, non prima di mezzanotte. Tu lo sai, se nel Nilo non dorme, io non lasciami. So. Oh. Ti è piaciuto? Certo, la commedia la doveva pur fare, poverina, capirai. Io non l'avrei mai creduto. E invece è proprio successo. E da quanto tempo? Da tanto tempo. Le e lei si era appena sposata, eh? Le vuoi bene? No. Le volevi bene? No, no, no. Non voglio bene a nessuno, voglio bene a te, a papà. Ma allora che cos'era lei per te? Che cos'era? Sì, da papà non ti arrabbiare, niente. È una buona amica. Una buona amica intelligente, fine, generosa, utile, non ingombrante. Ah, questo c'era nel mondo bello e pulito che tu mi facevi vedere, sì? Per mostrare a te un mondo bello e pulito dovevo sporcare e imbruttire il mio, mi capisci? Bello di proprio tuo, cerco di capirmi. Guarda, Mimmina, è stata la tassa inevitabile che ho dovuto pagare la mia qualità di uomo. Il minimo di imponibile, mi capisci? Un altro al posto mio chissà quanto avrebbe denunziato. Ma c'è di te? Come facevo? Bello di voi, bello di voi. Ma penso quanto siamo fortunati tutti e due, lo pensi? Nella speranza di ottenere un sentimento profondo, eterno, inalterabile, il maschio è vittima della femmina. Noi due no. Noi due siamo fortunati. Noi siamo ricchissimi, siamo miliardari in mezzo a questo branco di pezzenti. Papà, no! Stammi bene a sentire. Per me è differente. Totalmente. Senza Graziella io... Continua, Emanuele, non fate il cretino. Graziella è Graziella come mia e mia. Donna è tanto basta. No! Niente Graziella. Finirai pure tu come il duca Filippo di Muralta, quel pupazzo! I guai del duca di Muralta se li pianga il duca di Muralta! La questione è fra me e te. Io sono stanco di subire le tue cattive azioni. Cattive azioni? Sì. Io a te? Anni, ma che dici? Dove stanno le lettere che Graziella mi mandava a Pinerolo, Voglio le lettere di Graziella! Sei mesi, 182 lettere. Le voglio. Me le devi dare una sull'altra! Io le ho bruciate. Era lei Fior di Ginestra, eh? Eh? Era lei Fior di Ginestra, eh? Graziella! Graziella! Scusa, mi ho gridato. Vieni, vieni. Non ti faccio niente, vieni. La vedi Graziella? Bellella Graziella, è carina, Ti piace Emanuele, Sì. Ha fatto la scoperta. Bello, Giovane, ricco, forte. Uno dei più bei nomi di Napoli, figlio unico. Solamente che tu, questo giovane, questo capolavoro, sei venuto qua e lo hai trovato già fatto. E da chi? Da me. Va bene? Mentre tu che hai fatto? Niente, chi sei tu? Niente. Sei una qualunque. L'ultima arrivata sei tu. La straniera. Ecco, la straniera. La straniera che viene, guarda l'opera d'arte e dice, oh, che capolavoro, lo potrei avere. Non è vero. No, Io ho sempre voluto bene, Emanuele. No. Ci aspettavamo. No. Lui cresceva per me, io crescevo zitta, per lui. Zitta, zitta. Io, Emanuele, non te lo do. E perché?
È una questione di dote. Stai zitto, lasciami finire. Avanti, sentiamo, tu a quest'uomo, a questo capolavoro, che cosa gli porti, eh? Io con precisione non lo so. Non lo sai. Domandatelo a mio padre. Non ho il denaro, non sono i soldi che contano, non sono i soldi. Perché tu per questa unione non hai, come si suol dire, nemmeno la camicia. Che cosa hai fatto tu per questo? Cosa hai fatto tu? Niente. E io tutto, capisci tutto. In primo luogo l'ho creato. Quando morì la madre, io non ho versato una lacrima. Poteva influire su di lui quell'aria di lutto. Capisci? Emanuele certamente non poteva capire, non si poteva rendere conto, ma io chiamavo Teresa e a Carmela e le dicevo, cantate, cantate l'inno a Nanna. Affacciatevi sulla culla, ridete, fatelo ridere. Non deve essere influenzato. Tu queste cose non le puoi capire. Quanti anni ha Emanuele? 21? E in 21 anni lui ha visto solamente con gli occhi miei. È stato in ogni momento con Drano, Gennaro, Battiferro, Daniello, come io sono stato con Cetto, Emanuele, Battiferro, Daniello. Due persone in uno. Mi capisci? Ma lo sai che io certe volte mi confondo. Mi confondo, io mi domando, ma sono il padre o sono il figlio? E tu che cosa vuoi adesso? Eh? Lasciamelo stare, sai. Lasciamelo stare, vattene. Vattene. Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei? Sei l'insidia, il calcolo. Sei fior di ginestra, eh? Fior di ginestra. Gli scrivevi le lettere senza dirgli chi eri, ma ti offrivi però, tastavi il terreno, prendevi l'impronta della serratura della cassaforte, ladra, canaglia, schifo. Ma basta! Dora, dico basta, ed è proprio basta! No! Io e te non ci possiamo capire, né ci potremo mai capire! Tu mi hai oppresso, aspetta, hai fatto di me uno schiavo! Ma ora è finita, me ne vado! No, no, no! Ce ne andiamo! No, aspetta! In capo al mondo! No, questo no! Non ti voglio più vedere! No, nonni! Non voglio più vedere questa casa! Ammazzami! Non voglio più vedere no, questa casa! No, nonni, non me ne andare! Nonni! Senza di te, io non vivo! Ammazzami piuttosto! Nonni! 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 Ah! Ah! Nanni! 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 Thank you.
Prego, signora Duchessa. Il conte vi aspetta. Grazie, Giovanni. Sempre la stessa storia. Sempre la stessa. Nennillo è guarito poco fa dalla polmonite del 1942. La polmonite del 42. Già. Giovanni, io non mi do pace. Voi sapete quanti cruci io mi faccio continuamente a causa del conte e di Graziella e di Emanuela lontani, ma lasciamo andare. Oggi non parliamo di questo. Vediamo piuttosto i fatti che ci stanno vicino. Per esempio, questo mese è la terza volta che Nennillo viene assalito da un attacco di polmonite. Già, signora Duchessa, la terza volta. Capisco quello che volete dire. L'anno scorso le polmonite del contino erano meno frequenti. E il servizio militare, la cosiddetta notte di Pinerolo. Francamente, Giovanni, questo intensificarsi delle ricostruzioni forse dovrebbe preoccuparci di più. Ma che volete io vi dica? Facendo così dice che lui si libera dal ricordo, dice che... E il gioco? Perché ogni notte la passa al circolo? Quando è il circolo? Quando non sono certe bische malfamate? Sapete anche questo? Sappiamo tutto. Il conte sta letteralmente bruciando il suo patrimonio, se non lo ha già bruciato. Non parliamone. Con permesso, signor Duchessa. Venite, venite avanti, ragazzi. Qua, qua, da questa parte. Venite, venite. Teresa, Carmela. Andiamo avanti. Su. Via la barella, via. Arriviamo, tu. Arriviamo. Il tempo di arrivare ci vuole, no? Avanti. Svelte, su. Oddio mio. Ma silenzio, non borbocco, l'unica borbottolo sempre. Ma basta così. Silenzio. Antonio Autori? Sì, signore. Vincenzo Giaquinto? Sono io. Bene, avete studiato con impegno? Figuratevi. Parola mia. Vediamo. Come si risponde ai superiori? Signor sì e signor no. Chi è che porta sulle spalline tre stellette? Il capitano. Attenti! Presentato! Ar. Pilar! Non va bene. Beh, poteva andar meglio. Riposo. Ad ogni modo il conte sceglierà col suo criterio. Eccellenza. Bene, questi sono i militari, eh? Sì, eccellenza. Tu come ti chiami? Gondrano. Eccellente. Gondrano. Oh, scusatemi, Duchessa Bella, non vi avevo vista. Vogliamo andare? Abbiamo una giornata meravigliosa. Guardate, guardate che sole, che aria. Giovanni, mi raccomando, preparati, vengo subito. Madonna mia, speriamo che scelga me. E io pure spero che scelga me. Ci tieni, eh? Mm? Ci tieni. Ho le mie ragioni. È già vinto. Ma come sei vestito bene? Ma che sei un signore? Sì, quando mai? L'apparenza inganna. Dici? Boh. E tu che hai? Perché smani? Che hai? Io ragiono. Tengo un poco di istruzione e tutto sommato mi domando. Ma perché questo conte Battiferro paga fior di denaro a questo e a quello? Solo per sentirsi dire... Sì, papà, caro papà, va bene papà. Figlio mio, che vuoi sapere? Il conte... Il conte? Ebbe un leggero disturbo qualche anno fa. Disturbo? E di che genere? Mentale. Anima del purgatorio. E allora? E allora lo tenero un po' ad Aversa. Aversa? Il manicomio? No, che c'è? Ma allora è pazzo. Ma che pazzo? No, 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 e me ne va che rinuncio, state bene. No, no, me ne vado, non è per me. Figuratevi che cervella me. Ma lo scemo. Come lo scemo? Ma che pazzo, è pazzo. E allora noi, come? La nostra salute non ci prende. No, non c'è nessun pericolo. No, il conte non ha fatto mai male a nessuno, poveretto. Ebbe un grosso dispiacere dal figlio. Che dispiacere? Una ragazza. Il conte non voleva che se la sposasse e disse no, no e no. E poi? Poi sì, no, sì, no. Ebbero una grande discussione e il conte si sentì male. Ho capito. Ma il figlio che fece? Sparì.
sposò la ragazza e se ne andò in America. E il conduci pazzo, voi non lo volete dire. Ho capito, è così, non c'è niente da fare. No, 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 è meglio che me la vado. Giovanotto, signore. Terribile, non uscì pazzo. No, sì, si fissò un poco. Ecco, le vennero certe idee, certi capricci. Ma rischi non ce ne sono. Tutti i medici l'hanno detto. Dice, è normale, normalissimo. Tranne in un punto. Un punto che può mandare all'ospedale anche a me. Statevi bene. Dai, via. No, 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 me ne voglio. Lasciatemi stare. C'ho paura, come agisci? Signorina. No, no, signor, ma che sta così tremendo? Non c'è nessun pericolo, quello si diverte. Ecco, tutti i signori tengono un vizio. Il conte Battiferro ha il vizio di essere padre. Vabbè. Ma che c'entro io? Ma ad ogni modo, come fai a capire che sarai tu il prescelto? Ma quand'anche a che si ridurrà la tua prestazione? Tu sarai per qualche oretta il figlio del conte quando aveva 20 anni e ti regolerai come sta scritto sul copione. Va bene papà, d'accordo papà, sta bene papà. E ti guadagnerai 20.000 lire. Ci vuoi sputare su? Va bene, io ci provo. Oh. Ma se vedo qualche cosa che non va... Io a Luke Strill faccio correre qua tutta Napoli, siete signora, avvertite, no. Ma non preoccuparti, ma non vedi, anche io partecipo alla funzione. Su, piuttosto, non perdiamo tempo, andiamo a cambiarci perché il conte desidera vedervi con l'uniforme al completo. All'uniforme. Là ci sono 6 divise, è vero, marcia, vi arrangerete da voi. Teresa, Carmela, militarizzate. Su, andiamo. Militarizzate, Prego. Esce calore da tutte le parti. Perché d'inverno non vi lagnate. E se capisci che mi lagno. Don Giovanni, la ragione è che io sono esposto. E chi è più esposto di me? Un albero, un parafulmine. Ma quelli almeno non si debbono muovere. Io invece sono esposto e debbo recapitare. Calde. Brucio. Avete ragione, si attaccano i vestiti addosso. Ah, avete ragione. Voi permettete. Prego. Ah, quelle più fresche, già. Sì. Ecco qua. Ci telefono. Ma la gente perché scrive tanto? Ah. E poi a Napoli. Qua ci comprendiamo con una strizzatina d'occhi. Io vi guardo così e senza parlare ho detto Napoli, AD, 11 luglio 1957. Egregio Don Giovanni, vengo con questa mia per farvi notare che quasi brucia e che io ho percorso 1 chilometro di viali con 20 kg di corrispondenza addosso e che voi fresco mi considerate, mi interrogate e vi fosse venuto in mente di offrirmi un bicchiere d'acqua. Tanto vi doveva distinti saluti dal vostro Alfredo Catavano. Avete ragione, Napri. Scusatemi tante. E voi per avere un bicchiere d'acqua, qua hai descritto una lettera. Non sapevo. Che bel tipo. Avete ragione, scusate. Teresa, Carmela, una bibita ghiacciata per Alfredo. Sì, finalmente. Adesso si ragiona. Ma questo si è fatto caldo pure questo. Cambiato. Non ce la fa. Sì, quello è più fresco. Dunque, stavamo dicendo? Ecco, che cosa ci portate di nuovo? La solita raccomandata dall'America, Don Giovanni. La solita. Che faccio? Me la riporto? Ad ogni modo, voi dovete firmare la ricevuta e scrivere di vostro pugno si respinge al mittente. Avete ragione, sì. Queste gabinette sono gli ordini. E bisogna seguirli. Ecco. Don Giovanni, io parola mia d'onore andrei di nuovo a farmi battezzare. Perché? È vero che fra mittente e destinatario non mettere il dito, ma questo padre napoletano e questo figlio americano non potrebbero venire ad un accordo amichevole. Tu non mi spedisci le raccomandate e io non te le rimando. E il povero fattorino trova un po' di sollievo. Io vi giuro, sono tutta una piaga qua. E che maniera. Sono anni che duro questo calvario.
Avete ragione, chi vi può da torto. Anzi, io certe volte penso... Sua eccellenza. Sì, avete ragione, perché figuratevi. Eccellenza. Uè, tu sembra qua stai, Non per volontà mia, eccellenza. Sì, hai ragione. Ci vai, provveduto? Sì, fatto tutto, eccellenza. Povero donna Sito, fa caldo, beh. No, non ne parliamo, si soffoca. Offri una bibita ghiacciata. Ha già bevuto, eccellenza. Hai già bevuto. E dalle 1000 lire, vieni, come fai sta fare? Sì, 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 subito, ecco qua, 1000 lire. No, questa me la dovete dare. Non ce l'ho. 1000 lire. 1000 lire. Eccellenza, che Dio vi benedica. 1000 lire. E ne arrivassero 3 al giorno di queste raccomandate. Sì. Le 1000 lire non me le pigliate. Si stava perdendo la 1000 lire. L'ha presa. Sì, sì. Stava perdendo. Stava cadendo anche io. Cioè, senti, i militari sono pronti. Si stanno vestendo, sì, appena pronti ve li porto. E chiama me, sbriga. Subito, eccellenza. Mina, lo sai che eri splendida poco fa nel parco? Davvero? Non lo so, sarà la giornata, questo colore dell'aria, questi riflessi degli alberi. Tutto, insomma, tranne che io. Oh no, c'entri pure tu. Come? È stato tutto un insieme di cose fatte per te e tu per loro. Eri bella veramente. Mimmi, una parola d'onore e complimenti. Grazie. Con 4 parole tu mi hai sistemato. Sempre così. Che vita. Io mi domando perché mi sono legata a te per tanto tempo. E non lo sai? Sì, sì, lo so. C'è una risposta così facile, è vero? Perché ti voglio bene. Perché ti volevo bene e ti voglio bene. Ho fatto tutto io. La parte mia e la parte tua. Perché forse io non ti ho voluto bene e non ti voglio bene. Specialmente adesso io sono pieno di bene. Mi cade il bene da tutte le parti. La mattina mi alzo e dico, beh, a chi posso volere un po' di bene oggi? Correte, correte! Qua ci stanno i grandi magazzini del bene. Ma cosa dici, Gondrano? Ma non ti accorgi come la sporchi questa parola bene? No, no. Io? Tu non sei capace di affetto. Ma ti rendi conto? Hai fatto e continui a fare da 7 anni la cosa più crudele, più inumana che un uomo possa fare. Quale? So che non mi conviene parlare, ma devo avere il coraggio di farlo, per te. No, 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 parla, parla. Gondrano, la cosa più crudele, più inumana che tu possa continuare a fare da 7 anni è quella di trattare come tratti Emanuele e Graziella. Mimmina, che dici? Graziella e Emanuele. Mimmina, basta. Basta, Non voglio sentire più questi due nomi in casa mia, capito? Ah, già. Quelli nella tua distribuzione generale d'affetto basta, non c'entrano. Mimmina. Non stanno nell'elenco dei tuoi beneficati. Mimmina, quando prego. Ti dicono papà, tu gli rispondi no, grazie. Mimmina, o basta, già, i miei poveri. Basta, ti sto dicendo basta. Non aggiungere più una parola su questo argomento, altrimenti a te non ci vedremo mai più. Leviamoci la maschera. Tu lo sai perché ho continuato a incontrarti anche dopo la partenza di quei due? Perché tu chi sei per quella avanti? Chi sei? Dimmi. La matrigna, ecco, vedi? Il termine dice tutto. Non c'è niente di comune fra te e lei. Tuo marito no. Tuo marito no. No, no, quella è figlia sua. Perciò che il duca di Muralti non l'ho guardato più in faccia. Deve soffrire. Deve soffrire quello che ho sofferto io, quello che sto soffrendo. Mimmina, te lo chiedo per carità, fallo soffrire. Fammelo soffrire tanto, tanto. Mettilo in allarme, sì. Fagli capire che tu con me... Senti, Mimmina, sai che facciamo? Da oggi poi cominceremo a mandargli sistematicamente una lettera anonima ogni giorno. Gondrano, vada io! Sei stanco? Vieni, siediti. Non agitarti, per carità.
Sta già meglio, vero? Sì, sì. Oh, Contrano. Io adesso me ne vado, sai? Ti lascio. Sì. Ma lo sai che corro subito da te appena mi chiami. Caro. Caro Contrano. Eccellenza. Che c'è? I militari sono pronti. Ah, bene. Bene, falli venire. Subito, eccellenza. Bene, ragazzi, venite avanti. Sul ponte volete vigilare. Venite, venite. Eccoli, eccellenza. Avanti, 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 venite avanti. Bene. Questi sono i soldati, eh. Sì, eccellenza. E tu come ti chiami? Antonio Autori, eccellenza. A servirla. Autori, sì. Antonio. E tu? Giaquinto Vincenzo. Ah. Giova, sono preparati? Sì, eccellenza. Bene, chi è che va meglio dei due? Beh, si equivalgono. Ho capito. E questo dove l'hai trovato, questo? Nella villa comunale. Non mangiava da 2 giorni. 52 ore di digiuno, eccellenza. È precise. 52 ore, la contate. E tu? Mi sono presentato da solo, eccellenza. Avevo sentito dire c'è spesso qualche occupazione dal conte Battiferro Daniello e mi sono fatto coraggio. Ho capito, ci sei venuto spontaneamente, eh? Sì, signore. Bravo. Cioè, ho pensato, eh? Sì, scelgo questo. Bene, eccellenza. Ma come sarebbe, eccellenza? Scelgo voi. Che voi? Che cosa? Ma per quale ragione scelgo voi? Ma... Va, dagli 5.000 lire, spoglio e mandalo via. Ma per quale motivo? Dormi un'altra volta nella villa comunale. Ma che c'entra la villa? Non ce la parlare. Lascia miseria, ma qua ragione. Silenzio, passa. Che equazione? Educazione. 5.000 lire. Riformato. Ma che riformato? Io l'ho fatto in militare. Via. Bene, è precise, è gentile, delicato. Quando si svolge l'episodio, Gio? Quando volete, eccellenza. Anche adesso. Beh, adesso io... Sì, il soldato è pronto? E fra pochi minuti sono pronto pure io. Va bene, eccellenza. Io vado un momento. Adesso ti faccio vedere come ci divertiamo. Tu fai... Sì, sì. Oh, ecco, aspetta un momento. Teresa! Carmela! Intanto vi passa di bene la parte. E io la so già. Avanti, avanti, Teresa, cammina su. Svelte. Siamo corretti davanti. Svelte, che vuoi? Datevi da fare. Abbiamo immediatamente la notte di Pinerolo. Oh, mamma mia. Che sfacchinata. Ma facciamo noi la sfacchinata. Noi, no, voi comandate solo. Avanti, in marciapiede. Teresa, a me, no. Ma tutti pazzi. Ma tutti pazzi. Ma questa è un po' meglio. Adesso io devo pensare, non l'avessi in scena. Lascio. A questa c'è sempre la mente direttiva, sono io. Teresa, c'è a me. Su, via, forza. Presto, la garetta, su, la garetta. La garetta, su, la garetta. Sei a posto con la lezione? Tutta a memoria? Bene, bene. Avete piacere, sì? Hai visto? Ha fatto colpo subito. Avanti, la garetta. Qui alla mia destra. Qui. Mi raccomando, proprio a filo del marciapiede. Ecco, così va bene. Ecco fatto. Ecco fatto che cosa? È la luna. Ah, la luna. C'era la luna. Ci eravamo dimenticati di portare la luna. Stupida, va via. Sono 2 oche. Ma così buone, carine. Tanti anni, sì, però. Quanti è la luna? A bella serata, c'è la luna. Sì. È buon tempo. Sì, è buon tempo, sì. Però non c'è la luna. Adesso pare che siamo a posto. Non manca niente, vero? Ecco fa, tutto a posto. Vincenzo, Giaquinto, vieni qua, scusa. Ecco, qui è dove tu devi passeggiare, fare la sentinella. Dunque, hai letto la parte? Sì. In che mese siamo?
Febbraio. Febbraio? Ah, freddo, febbraio fa freddo. Freddo, febbraio fa freddo. E il cappotto, bestie! Il cappotto. Ma perché ha detto queste parole? Ma se non sapete, non avete passato. Ci siamo dimenticati il cappotto. Carmela! Ve ne ho dice tutto a lui, guarda. Carmela! Cosa? Che scemo! Andiamo avanti? Il cappotto su. Invece di camminare insieme a me. Andiamo, su, braccio su, braccio lì. Cappotto? Cappotto? Sì. Va bene? Sì, va bene? Sì, che sì. Sta molto Ecco fatto, sta a posto. Ecco fatto che cosa? Che cosa? Non sta a posto niente. La sentinella senza fucile. No. Ma noi soldati non l'abbiamo fatta mai, sappiamo che ci vuole scrivere. Ma ci siamo dimenticati anche il fucile. Bestia, che glielo dice a fare tutta questa roba a lui? Anche col fucile. Su, fate presto. Sotto la doia. Più smetto di così, si muove. Ecco qua. Braccio così? Sì. Ecco, ma sta facendo bene. Siamo a posto. Ci dobbiamo andare via, su. Dobbiamo andare in caserma. In caserma? Sì, sì, in caserma, sì. Su, fatti di. Fianco destro, destro. Cioè, ma che volete da noi? No, fianco destro, dobbiamo andare via. No, ma mi state facendo papi. Fianco destro, via. In caserma. Via, sì, sì. Silenzio. Nanni. Lo so. Lo so, non puoi parlare. La sentinella è muta. Vede, sente, ma parla solamente a fucilate. Nanni, sai che ti dico? Questo è un concetto bestiale. Sì, è una mutilazione inutile. E che maniera è questa? Uno deve sacrificare la sua lingua alla patria quando non c'è effettiva necessità. No. Non diamo retta a papà, parliamo, parliamo. Sì, papà, parliamo, ma qua finisce male. Ehi, e che paura, ci sto qua io. Nanni, bello di papà, il patriziato conta, lo sai? Non ti dimenticare che io sono cameriere segreto di sua santità e cavaliere di Malta. Papà, qui non conta niente. Sì, pare a te. Tu sentiti quello che veramente sei e poi vedrai se tutti quanti non ti rispettano. Ad ogni modo non ti preoccupare, sta passando, vedi? Un mese e mezzo di servizio militare già l'abbiamo accantonato. Uffa. Nanni, a che pensi? A niente, papà. Sì, un niente con un lungo parapetto, eh? Una scogliera e un mare pulito. E via caracciolo, Nanni, via caracciolo. Napoli, Napoli! Io scommetto che tu ce l'hai sotto il cuscino. Guarda, tu non mi credi, ma io sono sicuro che a quest'ora, in pieno inverno, per via Marina sta passeggiando gente in manica di camicia. A quest'ora no, papà. Bene, a quest'ora no ti sia concesso, perché è buio, ma se c'è la luna, figlio mio, se c'è la luna, che spettacolo, quanto è bella che la luna nostra. Guarda sta luna qua,
pare che tiri le lacrime agli occhi. Sembra che dica: la mia rabbia di luna è quella che debbo sfondare contemporaneamente su Napoli e su Pinerolo. Mi sa che ti dico, ogni paese dovrebbe avere la luna adatta a sé, così ogni come tiene i suoi costumi, la sua temperatura e la sua cucina, non te ne pare? Non saprei. Sì, non saprei. Tu sai, io ti leggo nei pensieri. Tu, per esempio, adesso c'hai freddo. Dire se mi sbaglio, guarda, papà, non posso, papà. Non posso, ma mettiti la scena. È contro il regolamento, non papà. Non ti preoccupare del regolamento, amore, che ci sto a fare qua io. Vai, non ti preoccupare, ecco, stai cautelando così. Vai, papà. E io con te la faccio io. Noi siamo nati padre e figlio per combinazione. La verità è che noi siamo gemelli. Papà, scostati. Solamente fra gemelli ci possono essere queste rispondenze. Papà, qua se viene il capoposto siamo rovinati. Non ti preoccupare, il capoposto è il capoposto. Il capoposto, che fa? Tu prima di tutto sei mio figlio. E poi sei la sentinella. Capito? Non ti preoccupare. Anzi, sai che vuoi fare, papà? Tu devi essere stanco morto. È un'ora che stai facendo giù e su con questo fucile. Vieni qua, siediti. No, papà, non posso. Dove fa la sentinella? Zitto, mettiti a terra seduto. Ecco. Oh, papà, siediti comodo. Allenta i nervi. Così io ti lascio. Non ti preoccupare. La faccio io per te. Però sto fucile come pesa, Nanni. Pare che ci stanno dentro tutte le guerre, passate, presente e future, da quelle puniche alle più recenti. Nanni, leva ma una curiosità, papà. Sì. Senti, tu ieri sera hai avuto il permesso. E io ti ho accompagnato qua che erano le 11 precise. Sì, papà. Appena ti ho visto sparire nel cortile, ho detto, mo aspetta che Nannilla arriva nella camerata. E così ho fatto. Mi sono messo a passeggiare qua fuori circa una quindicina di minuti. Poi me ne sono tornato in albergo. Mi sono spogliato, mi sono messo a letto, ho spento la luce e forse mi sono pure addormentato. Ma tutto insieme, Nanni, un sussulto. Nanni l'ha chiamato. Era esattamente mezzanotte meno un quarto. Nanni, che volevi? Io non t'ho chiamato, papà. Come non mi hai chiamato? Tu mi hai chiamato, e chi poteva essere? Ma che scherzi, fosse stato nostro signore, sembra sia lodato, mi avesse chiamato, io non avrei nemmeno risposto. Papà, ti giuro, io non ne so niente. No, papà, tu sei stato. Forse non te ne sarai accorto, forse perché dormivi sul fianco sinistro, stavi facendo qualche brutto sogno. E a chi potevi chiamare? Hai balbettato proprio chiaramente. Papà, vieni. E tu che hai fatto? E me lo domandi. E che potevo fare, papà? Mi sono vestito in fretta e furia. Sono corso qua, ho svegliato l'ufficiale di picchetto e siamo entrati tutti e due nella camerata a vedere che stavi facendo. E che avete visto? Dormivi, papà, dormivi pacificamente. Deve essere stata una cosa passeggera, perché mi sono addormentata tranquillamente pure io. Madonna mia. Papà, chissà cosa avrà detto l'ufficiale di picchetto. Ah, no, niente. Certo l'ho dovuto trattare con i guanti gialli. L'ho invitato per qualche mese a Napoli, nella nostra, dove mai dovesse venire da quelle parti. Dico, venite a fare una passeggiata. E lui ha accettato? No, sai come mi ha risposto. Ciao! Mi dispiace, signor Conte, ma mi preferisco la montagna. Tu, per esempio,
vorresti fumare una sigaretta. Non mi dite di no. Gesù, come non lo so? Lo so, te l'ho detto, papà sa tutto. Papà ti legge nei pensieri. Allora è finita. Te, papà, te fuma. Fuma senza preoccupazione. Fuma senza preoccupazione, non ti preoccupare, ci sto qua io. Non ti può fare niente nessuno quando sto io vicino a te, a papà. Fucile pesa un accidente, ma lo piglio, lo sbaglio. Papà, per carità, che stai facendo? Quello spara. Scusa, Attenti! Alla vostra divisa non è in ordine. Un borghese, che fate qui? Signor Maggiore, non vi formalizzate. La sentinella c'è ed è perfettamente regolamentare. Io stavo qui che stavo dando una mano a mio figlio, ecco. Una mano, mio figlio? Eravate voi di guardia? Signor sì. Signor Maggiore, non me la prendete, che maniera è? Avete famiglia, sì o no? D'altra parte a voi che cosa vi interessava? Che qui non entrasse nessuno. E non è entrato nessuno, ve lo posso assicurare io. Eravamo in due a guardare. No, silenzio! La sentinella andrà sotto processo. E voi pure. Perché, scusate? Lui per abbandono di posto. E voi perché avete parlato con lui? Ma qua, sentinella, Maggio, questo è mio figlio. Sarà vostro figlio, io gli farò passare il resto della sua vita in galera. Se non fosse per la divisa che indossate, da uomo a uomo vi costringerei a chiedere scusa. Ma come vi permettete? Quando è così, da uomo a uomo, io vi prenderò a schiaffoni. A me? Sì, ma perché? Che diavolo siete? Conte Contrano Gennaro Battiferro Daniello. Oh, un conte. Meridionale? Napoletano. Bene, anch'io sono meridionale. Marchese Luigi Mariano D'Assunto di Benevento. D'Assunto? Sì. Ma guarda la combinazione. D'Assunto, Mariano D'Assunto di Benevento. Ma voi non avete delle proprietà nelle parti del Casertano? Sì, a Maddaloni 50 poggi. Ah, capito, bene, bene. A Maddaloni ho anch'io 11 ettari coltivati a canapa. Sì, ma la canapa non rende. E dopo la guerra è andata giù. Sì, sì, giustissimo, è andata giù, ma c'è alla base un fatto sentimentale. Mio padre amava la canapa. Signor Conte, non c'è da fare nessun sentimento con le colture. No, mi dispiace, caro Marchese, ma il sentimento si può fare con qualunque cosa. Tranne che con la vita militare. Ma perché, scusa? Ma vi state rendendo ridicolo qui! Quando è così voi siete un pagliaccio! Mi darete soddisfazione di queste parole? A vostra disposizione! Dove manderete i miei piattini? Dove? All'albergo turistico! Benissimo! Ecco. In quanto vostro figlio sarà punito con tutti i regolamenti militari! Questo non è degno di voi, ma... Come? Un gentiluomo non adisce contemporaneamente le vie cavalleresche e le vie legali! Avete ragione! Ma voi me la pagherete! Io vi ridurrò un colabrodo! Lo vedremo! Ricordatelo, un colabro! Vedremo, ci credi. Eccellenza, ma poi come andò a finire? Lo faciste veramente quel duello? Si capisce che lo feci, alla sciabola. Al pensiero che Nannillo palpitava per me diventai un leone. 8 assalti, lo ferì al collo e al braccio. Quel fetente se la ricorderà per tutta la vita. Basta, Giova, basta. Basta, Giova. Giova, fa sparire tutto, è finito, basta. Basta, Rita. Non voglio sentire parlare, basta. Basta. Basta, 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 è finito, basta. Purina One ho visto subito la differenza. Papà, che vuoi tu? Vattene. Vattene, hai capito? Vattene, Giovasci, foglio. Dagli 5.000 lire e mandalo via, sfruttatore miserabile, vattene. Teresa, Carmela, fatelo spogliare. Pagatelo e mandatelo via.
Eccellenza, come vi sentite? Bene, Giova, bene. Bene. Eccellenza, questo è come un suicidio. Ah, vale suicidio, ma quasi. Sì, eccellenza. Voi, con questi continui ritorni a Pianerolo, eccetera, credete che vi giovani vi facciano bene alla salute? No, no, eccellenza. Voi siete come quello che tiene, con rispetto parlando, una piaga e che continuamente ci mette le mani dentro. Facendo così, eccellenza, la vostra piaga non si cicatrizzerà mai. Sbaglia, Giovanni, sbaglia. Io mi sto curando. Questi ritorni, come li chiami tu, voi sono la mia salvezza. Sono la mia salvezza. Adesso, per esempio, questi 8 giorni di polmonite, l'incidente di Pinerolo, li ho accantonati. Una liberazione, Giovanni. Tu lo sai che cosa provo quando... quando faccio queste cose? Sì, che vi commuovete, vi agitate. No, no, no. No, Giovanni. Questo è l'errore. Quando io faccio quello che faccio, vedi, quando mi regolo come mi regolavo, Giovanni, mi viene la nausea, il disgusto, un sapore di fetenzia nella bocca e nelle vene. È tutto cancellato. Tu puoi tornare col pensiero alle cose sporche. No, se non sei un fedente pure tu. Viene l'abolizione totale, completa. Poi facendo così io ogni volta sopprimo una cosa. Quando le avrò eliminate tutte quante tornerò a nascere. Niente affatto, starete peggio di prima. Va, ti sbagli. Ti sbagli. Quando io avrò eliminato tutto... Che vita sarà la mia, Giovanni, che vita! Io non resterò più qua, la mia casa dovrà essere il mondo. Parigi, Londra, Berlino, Roma. E tu verrai con me, tu verrai con me, ci divertiremo, Giovanni. Stai eccellenza, ci divertiremo, e come? Alludi alle presenti difficoltà finanziarie. Già, voi quando non impiegate il vostro tempo a schifare il passato, sentiamo. Dove lo trascorrete? A tavolo da gioco? Eccellenza, qualunque tesoro. Allevare, non mettere, un brutto giorno finisce. Non ti preoccupare, noi stiamo a posto. Dobbiamo ancora vendere quel terreno a Mercogliano. Per pagare le ipoteche che ci sono sopra. Ma basta, hai capito? Basta. Fammi scocciare, il gioco è un'altalena, mi rifaccio. Stai tranquillo che mi rifaccio, non ti preoccupare. E chi è questo? Ah, quel giovanotto di poco prima. Aspettate, Giaquinto Vincenzo. No. Come? C'è l'errore. Ma che cosa volete, scusate? Non mi chiamo Vincenzo Giaquinto. E a noi che ce ne importa? Andate, andate. Buona fortuna, arrivederci. Voi state ancora qua? Ma che volete, si può sapere? Pensavo che vi potesse interessare il mio nome. E invece non mi interessa. Mi chiamo Diego Inserra. Inserra? Avete detto Diego Inserra? Sì. Ma voi non siete parente del caffè? Delle piantagioni, del Brasile, sì, insomma. Sono io. Complimenti. Ma guarda che onore. Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Lo sapete come vi chiamano a Napoli? L'orfanello d'oro. Sì. Sì, lo so. Vivissime congratulazioni. Per l'oro o per l'orfanello? Eh? Ah, già. Scusate, toglietemi una difficoltà. Perché vi siete presentato qua per la faccenda della... la notte di Pinerolo, ecco. Si parla molto di voi a Napoli. E allora mi è venuto un capriccio, una curiosità. Pensavo... In definitiva, questo conte Battiferro D'Agnello ragiona o non ragiona? Giovanni. Eccellenza. Portaci da bere qualche subito. Cosa e poi vai, puoi andare. Bene, grazie. Prego. Grazie.
Dunque, dicevamo, questo conte Battiferro Daniello ragiona o non ragiona? E così avete constatato, eh? Sentiamo, me, che ve ne vale? Sono un po' debole di mente, eh? Non mi pare. Ah. Alla salute e alle fortune vostre. Ah no, no, forse è meglio bere alle vostre fortune. Quelle sono più sicure. E chi l'ha detto? Se a un certo momento io i dispiaceri miei cominciassi a volerli far passare come avete fatto voi, col gioco. Ma che cosa di dispiaceri? Voi, alla vostra età e con questa posizione parlate di dispiaceri. Mi fate ridere. C'è poco da ridere, conte. I dispiaceri miei sono cominciati prima di me. Stavano là. Mi aspettavano. Fu un appuntamento. Ci incontrammo puntualissimi. Voi avete conosciuto mio padre? Non credo. Anzi, sicuramente, no, non ho avuto questo onore. Nemmeno io. Anzi, ora che ci penso, non ho conosciuto neanche mia madre. Ne sono informato, naturalmente. Tengo pure qualche fotografia. Era una in serra Scognamiglio. Ebbe a 18 anni una debolezza. La chiamò Diego. La situò in un bel collegio di Napoli e poi partì per il Brasile, dove aveva certi zii. E non tornò più a vedervi? No. Aveva sposato tutto il caffè e tutta la gelosia del Brasile in una sola persona. Non gli parlò mai di me. Meglio così. Forse avete risparmiato un patrigno. E chi lo sa se è stata un'economia. Sempre un parente sarebbe stato. Scusate, questo patrigno vostro non si chiamava José Lindo Ferreira? Già. E non morì 2 anni fa cadendo da cavallo? Sì. Quello era un cavallo che spontaneamente si mise dalla parte mia. E forse pensava, ora la signora Ferreira è libera, è sola, perché non ha avuto altri figli, e si va a buttare in braccio a Don Diego. Niente affatto. Mia madre era troppo innamorata, voleva troppo bene a Joselinho suo, se lo chiamava notte e giorno, giorno e notte, e così. Dio l'abbia in gloria. Avete capito? Capisco. Va. Coraggio, coraggio, amico, non la prendete da dritto. Che vi preoccupate? Di che vi lamentate? Voi avete 25 anni. Una fortuna invidiabile. Una bella... Sì, una discreta figura. Ma come era stata a fare qua? Sempre a Napoli, in mezzo ai patimenti vostri. Andate a letto. Viaggiate, andate. La vostra casa dovrà essere il mondo. La gente dovete essere voi. Qua, per esempio, che ci siete venuti a fare? Io, nei panni vostri, qua non ci sarei venuto. È stato un capriccio? Ah, una curiosità? Ebbene, io non voglio essere l'oggetto dei capricci e delle curiosità di nessuno. Perdonatemi, conte. Riflettete un momento. Avete detto di volervi mettere nei panni miei. Ecco, favorite. Mettetevici. Io tengo i guai che sapete. Sento parlare di uno che esternamente sembra in ordine, ma che internamente è una montagna di dolore. E allora penso, io lo voglio vedere. Ma che state dicendo, lei, amico? Ma che sono un fenomeno per turisti io? Venite ad ammirare l'antra della Sibilla Cumano o la Zolfatara di Pozzuoli, amico mio, e che... Per carità, giuro che ho visto la cosa con il massimo rispetto. Anzi, leggendo le istruzioni, pensavo,
la notte di Pinerolo. Gesù, e se fosse per me un'indicazione, una finestra che si apre? E che impressione avete avuta? Vi è piaciuto? Sì. E a me no. Va bene? A me no. Io queste cose le faccio, ma per schifarle. Amico mio, voi non avete capito niente di me. Qua montagna di dolore, non ce ne stanno. Sentimentalismi zero. Io sono tutto un calcolo, i piedi per terra. Ho mandato il conte Battiferri in lavanderia per qualche anno e domani me lo riconsegnano pulito pulito, nuovo nuovo, e tutto è fatto. Fine. Potranno mettere la mia fotografia su un trattato di ragioneria. Ma io un affare sono venuto a proporvi. Un affare? È semplicissimo. Voi attraversate un brutto momento finanziario, no? Io affogo nei milioni. Dunque. Dunque? Dunque, la proposta che io ho ricevuto da voi e che ho accettato volentieri, quella della notte di Pinerolo, cioè, mi ha dato un'idea. Io ho favorito voi per un motivo concreto. E voi, per un motivo concreto, favoritemi. Da oggi non avrete più preoccupazioni finanziarie, penso a tutto io. Il mio denaro è parecchio, è tanto. Ma non è come il vostro. È denaro qualunque. Denaro giovane, che non si è fatto un nome. Anche se cambia di proprietario, nessuno se ne accorge. Il vostro invece no. E allora? Allora, voi adottate... No. Adottate il mio denaro. E così il mio denaro diventa finalmente qualcuno. Don Diego, voi state esagerando. Avete capito che state esagerando? Ma che siete in vena di elemosina? Sì? E io non sono un povero adatto a voi. Va bene? È chiaro? Giovanni? Accompagna il signore. Vi siete offeso? Sì. Allora, quando poco fa mi avete assunto, ricordate? C'era l'intenzione di offendermi. Che significa? Io vi ho assunto... vi ho preso in fitto, vi ho affittato. Bravo. Ecco. Bravo, la mia proposta qual è? Adesso siete voi che volete affittare me. Sì. Ciò hai sentito? Questo signore, vedi, il brasiliano, Don Diego in Serra Scognamiglio, l'orfanello d'oro mi vuole affittare. C'è una proposta di affittuanza per il conte Battiferro Daniello. E tu non ridi, Giovanni, non ti diverti. Mi vogliono affittare. Un'offerta seria? Serissima. Per quanto tempo? Senza limiti. Definitiva? Completa? Totale? Perché no? E quali mansioni dovrei svolgere? No. Nessuna mansione vera e propria. Noi staremo insieme. Quasi sempre insieme. Ci faremo compagnia. Che so, un giorno ci piace di restare in casa. Restiamo in casa. Vogliamo uscire. Usciamo, eh? Vi occorre una buona parola. Me la dite voi. Ne ho bisogno io. Me la favorite voi. Passeggiamo per Napoli. Ognuno dice, uè, quelli sono Don Gondrano e Don Diego. Non si lasciano mai. È un'amicizia o una parentela. E noi zitti, eh? Lo sappiamo solo noi, che è un accordo commerciale. Un'affittuanza.
Non mi va. Ma se abbiamo appena finito, io e voi, di fare quello che sto dicendo. Si tratta di continuare. Voi eravate contento di sentirvi dire a pagamento, si capisce? Caro papà, sì papà. E io a pagamento, si capisce? Vorrei proseguire. Voi dite, sì Diego, oppure chi sbagli Diego. Lascia decidere a chi è più vecchio di te. Fino a questo punto dobbiamo arrivare. Eh sì. E allora ascoltatemi. Ammesso e non concesso che io accetti la vostra proposta, non fatevi illusioni, eh. Non aspettatevi da me un sincero affetto perché io ne sono incapace. Ma chi ha parlato di affetto? Conte, se voi siete da mettere sulle copertine dei trattati di ragioneria, io sono il teorema di Pitagora. Mi trovo nella situazione vostra e mi metto dei vostri sistemi di cura. A voi hanno giovato quelle finzioni per schifare la verità. Gesù, ma allora voi mi affittate per schifarmi? No, non voi personalmente. No. Per schifare quello che è stato un certo mio parente stretto. Ve ne ho parlato, no? Ti capisco. Avete ragione. Signor Conte, voi accettate, date le circostanze, io mi permetterei... Giovanni, non mi occorre la tua opinione. Già, ma in questo momento... Vattene. Don Diego, qualunque persona al vostro posto mi avesse parlato come mi avete parlato, voi l'avrei scaraventato dalla finestra. Ma voi no. A voi no, perché voi siete speciali, non fantasticati. Chiamate tutte le cose col proprio nome. Siete preciso. Grazie. Sì, sì, siete preciso. Una bilancia. Douto d'esso. Perciò non vi posso dire né sì né no. Prima di tutto perché domani avrei quella cosa della prima comunione e dell'assedio di Fortapace. 12 luglio 1937. Ci tengo in modo particolare perché è l'ultima volta che metto le mani nel passato. Poi in verità potrei anche essere a vostra disposizione. Però ci voglio pensare un po', eh. Ci voglio riflettere perché l'impegno è grosso. Mi capite? Senza dubbio. È un affare come un altro. Non c'è fretta. E allora, se la cosa si farà, come io non dispero, si farà decorrere, mese, giorno e ora esatti. Perfettamente, a decorrere. Intanto ci possiamo ancora incontrare per discutere qualche questione di dettaglio, eh? Benissimo, tornerò. D'accordo? D'accordo.
Giovanni, ma che fai? Mandato. Non vi preoccupate, la barba del signor Conte è nata, si può dire, sotto le mie dita. Sì, sì, lo so. Ma adesso ci devo pensare pure io. Finito. Eccellenza, io ho finito. Bene, bene. È solido? Hai provato a scuoterlo? Sì, non dubitate, non dubitate, eccellenza. E quello è il palo dei prigionieri. Ma, stato buono, grazie. Mi rispetti, eccellenza. Quali prigionieri? Sono fatti che non mi riguardano, Don Diego. Insomma, qua stiamo eccedendo. Abbiate pazienza. Noi ieri abbiamo avuto solamente uno scambio di idee. Io non ho assunto con voi nessun effettivo impegno. No. E che maniera è questa? Stamattina vi presentate qui alle 8 e non mi date nemmeno il tempo di fare la mia toilette. Scusate, avete ragione. Ma io stanotte non ho chiuso occhio per causa vostra. Vi riferite al nostro affare? Appunto. Ne abbiamo parlato, ma per grandi linee. Ci sono molti particolari che bisogna definire. Spiegatevi, io non vi capisco. Dunque, io non limito assolutamente i miei contributi al nostro, non so, come vogliamo chiamarlo, sodalizio. No, no, esercizio. È o non è un lavoro? Va bene. Bravo. Azienda Battiferro Daniello in Serra Scognamiglia. Proseguite, proseguite. Dunque? Dunque io voglio garanzie sulla vostra caratura. Caratura? Certo. Voi mi pigliate nello stato in cui mi trovo. E io idem. Vi piglio nello stato in cui vi trovate. Perciò voi avete il dovere di conservarvi come siete. Io non domando di meglio. Non mi pare. Come sarete? Conte, voi avete un'età. Beh. E siete soggetto a deteriorarvi in brevissimo tempo, oppure, con qualche rinuncia, a conservarvi come ci auguriamo in ottima salute per lunghi anni. E perciò io vi devo mettere certe condizioni. Eccellenza, che cosa desiderate per colazione? Che me la domanda a fare, lei lo sai, no? Le solite 4 uova al prosciutto, pane, burro, marmellata, un po' di pane tostato, un po' di frutta fresca e quella mezza bottiglia di champagne in fresco. Va bene, eccellenza. Sì, Giovanni. Ma chi ha? Ah, è lui che faceva. Un uovo alla cocca, un bicchiere di latte e frutta cotta. No. Sì. È quello che vi stavo dicendo. Voi avete 54 anni. Oh. Alla. E gli organi interni sono affaticati. Ci vuole un'alimentazione sobria. Mi dispiace, Conte, ma voi, per le note ragioni, mi premete. E non ho finito, eh? La notte si dorme, eh? Basta col gioco, eccetera, eccetera. Ah, quante sigarette al giorno fumate? Una cinquantina. 10 sono già troppe, ci penso io. Ve le taglio a metà. Come fumo le 5? E veniamo al fatto più grave. Ah, c'è stato pure un fatto più grave. Certo. Sentiamo bene. Conte, voi avete un'amicizia. Don Diego, vi prego, badate come parla. Ci stanno le carte bianche, no? Che ho detto? Amicizia. Quella è giovane. Io non ve lo permetto, sapete. Me lo dovete permettere. Conte, qui con la nota signora. O chiudete voi o ci penso io. Con garbo, naturalmente, mettendola di fronte alla realtà. Ma quale realtà, amico mio? Non mi fate parlare, voglio bene. Poi ognuno sa i fatti suoi. Non mi fate parlare. Alla vostra età. Ma si è fissata con l'età mia. Ma non leggete i giornali. Quando non è congestione cerebrale, che cos'è? Un infarto. Don Diego, a me questi discorsi non mi piacciono, va bene? Abbiate pazienza. Ma come? I nostri accordi? Forse ne riparleremo e forse non ne riparleremo. Abbiate pazienza. Io vi ho detto che ne riparleremo. Sì, sì. Quindi impegni non ho assunto. No, devo riflettere e in assenza vostra. Andate. Sì. Ci telefoniamo. Andate. Eccellenza, quante uova? 4-1. Darei 4. Che? Nata voto questo.
1, 3, 4, 4. 4, eccellenza. 4, eccellenza. Non ci sono cose. Ma chi l'avrebbe mai immaginato che un'affittuanza comportava simili obblighi? Io non me lo so. E questo è solo il principio. Ah, finalmente se n'è andato. Da me. Ah, grazie a Dio. Ecco. Ecco, signor Conte, io volevo pregarvi. Ah. Teresa? Carmela? Eccellenza. È arrivato il bambino per la prima comunione? Sì, 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 al momento sarà qui, eccellenza. Andiamo, amici, brigatevi. Portate la cesta. Ecco, signor Conte. Parla, parla, Giova, parla, parla, che non ti ho sentito. Parla. Io volevo pregarvi, volevo dirvi. Dimmi. Questa cerimonia di oggi è proprio l'ultima? Sì, sì, perché? Ah, benissimo, ecco, meno male. Dio vede e provvede, come si dice, il Padre Eterno chiude una porta e apre un portone. Cioè, ma come stai dando i numeri? No, no. Parla, parla chiaro, ecco, fatti capire. Ecco, signor Conte, io ho da darvi una grande notizia. Di che si tratta? Me? Ma calmatevi. Cioè, parla, sì. Parla per piacere, non ti spiego come la ci stai, no, pace, voglio leggere tranquillamente. Ecco, eccellenza, mi spiego. Io stanotte l'ho passata fuori di casa. Ah. E lo dici a me? Ma porta mia, lo devi dire a Carmela, è stata accorta da quella graffia. No, no, eccellenza, no, no, ma non per gusto mio. Ecco, io sono stato fuori di casa perché si è trattato di una cosa molto, molto seria, ecco. Una chiamata improvvisa. Riguardante? Riguardante vostro figlio. Cioè, io non ho figli, hai capito? Hai capito che non ho figli? Nessuno ha figli. Esiste il desiderio dei figli, quando esiste. E chi ha mezzi se lo so io? Ma ci sono cose nuove, cose grosse. E io non le voglio sapere, va bene, Giovanni? Sulla faccia della terra ci stanno 2,5 miliardi di persone. E che importanza può avere un uomo in mezzo a tanti altri? Ah, ma continua, Manuela, voi gli avete dato la vita. A chi se la ripiglia? E tu? Se la tenga pure. Quello che è suo, io certo non me la ripiglio. Oh, siete suo padre. Giovanni, basta. Questo discorso l'abbiamo fatto 100 volte, non mi scocciare più, hai capito? Ma si tratta... Non aggiungere più una parola su questo argomento, altrimenti ti licenzio. Tu non hai parlato, io non ti ho sentito, è chiaro? Chiaro. Bravo. Carmelo, piano, piano. Mette il campo, io adesso vengo, Non ti fa male. No, no, vada qua. Lo vedi, Tu parli di coincidenze, parlo, Te la ricordi la mattina del 12 luglio 1937? Lo stesso colore dell'aria, la stessa polizia, gli stessi arpeggi di sole. Non poteva piovere oggi o aver piovuto allora, no? No, 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 due giornate identiche, la copia conforme. Giovanni, ma quella non è la madre del bambino della prima comunione? Sì, eccellenza. Ah. Andiamo, amici, preghiamo, sì, facciamo questo. Teresa! Eccellenza! Dove stai, protagola? Pronto, eccellenza! Sempre pronto, sempre! Ai comandi, eccellenza, sempre, pronto! Va bene? Quattro da porta, eccellenza! Bravo, Teresa, se volete ci chiamate, eccellenza! Buon appetito, buon saluto! Grazie, Giovanni, grazie! Pochi e burro qua, oi! Burro, un po' di marmellata, ce la mettiamo su! Le uova! Giovato, non collabori. Eccellenza. Giovato, sei un traditore. Io? Sei un traditore. Avanti, sentiamo. Quella mattina, quando Nannilla fece la prima comunione, io che cosa feci? Quella mattina? Avanti, parla, Voi faceste... Non te lo ricordo. Stai farfugliando, non te lo ricordo. Non te lo ricordi! Non me lo ricordo, eccellenza. Feci la comunione anch'io, quando Nannilla si comunicò. Ah, sì, è vero. E tu non te lo sei ricordato? Guardate, ecco, guardate. Guardate che bel maggiordomo che tengo. Meno male che io non ho assaggiato un boccone, non ho bevuto un goccio d'acqua, quindi sono perfettamente in grado di potermi comunicare. Sì, sicuro. E lo faccio subito, Giovanni. Va subito in chiesa, vado a prepararmi per la comunione. Oh, mi raccomando, Mi raccomando, fammi trovare tutto come quella mattina, preciso, identico, hai capito, Giovanni? Mi raccomando. Tu capisci, sono ancora in grado di poterlo fare. Perfettamente. Poter farlo. Auguri, eccellenza. Vado per così. Sì, sì, vado. Voglio trovare il bravo. Tutto posto, milioni di auguri, eccellenza. Ai migliori auguri, Teresa, Carmela, Teresa, Carmela, qui, Giovanni,
Carmela. Che c'è? Stiamo venendo, stiamo arrivando, Giovanni. Il tempo ci vuole. Il bambino è arrivato. Come no? È venuto con la madre. L'avete vista la madre? Adesso gli stiamo facendo il bagno. Gli dobbiamo togliere di dosso il bagno che l'avevano fatto a casa sua. Giovanni, che fai tempo? La madre ha avuto il coraggio di dire 3 bacini di acqua ci è costato. E io ho detto, uè, quello deve essere toccato dal conte. Benissimo, allora appena è possibile vestitelo di tutto punto e portatelo qua a me. Devo essere io il primo a ispezionare. Bene, Giovanni, d'accordo? Sì. Chi è che bussa la porta di servizio a questa maniera? Che modo villano di bussare? È colpa di là. Ma mi sento, papà. Mettete la porta. Ci mettiamo noi, ce l'hai finito. Chi è? Chi è, insomma? Teresa Carmela? Giovanni, com'è andato? Malissimo, eccellenza. Non ve l'avevo detto stanotte? Ve ne dovete andare. Se il conte torna qui e vi trova, io non ne rispondo di quello che potrà succedere. Non ti preoccupare, Giovanni. Avevo calcolato anche questo. Per carità, noi non abbiamo da fare con una persona qualunque. Non vi ho già detto che il conte si affitta ai figli? Sì, sì. E immagina la mia pena. Ci dovevate pensare prima. Giovanni, stiamo sotto al cielo. I fatti buoni o cattivi vengono quando vogliono loro. Io cominciai a riflettere dopo. Andai in America e poi chi? Io pensavo, capì, Giovanni, pensavo. Ce n'è sta acqua di mezzo. Io mi trovo in un altro mondo. E invece no. Stavo qua a giocare da porto io. Vedevo e sentivo tutto. Mi sfogavo scrivendogli continuamente. Ma le vostre lettere tornavano sempre indietro. Però di qua erano passate. Non le toccava mai. Mai. Però a Napoli c'erano venute. Nella posta centrale Don Alfredo le portava qua. E tu... Tu ci scrivevi sopra, si le spinge al mittente. Questo era l'ordine. Però qua c'erano venute, si erano fermate, Giovanni. Avevano respirato. Respirato? E tu che vuoi sapere?
Io potevo anche non scriverci niente dentro, Giovanni. L'importante non era quello. L'importante era che io avevo capito, papà. Sapevo oramai che cosa avevo abbandonato qui. Che cosa? Il bene, Giovanni. Giovanni, ho bene, una quantità enorme di bene. Naturale, surgivoca, che non si può perdere, come non si può perdere l'acqua. Giovanni, l'acqua ci sta perché la gente deve bere. Eccellenza, perdonatemi, io sono un ignorante, ma io di una sola cosa non posso dubitare. E cioè? Che ve ne dovete andare. Il conte non transige, non ha potuto niente e nessuno. Figuratevi che si è ridotto al punto di... È incredibile, si è ridotto al punto di accettare una seria proposta di affittuanza. Ma che stai dicendo? Affitto chi, Giovanni? Il conte. Ma in che maniera? Ma è una specie di zio, di padre. Basta, basta, Giovanni. Ma che sono parole da usarsi così? Sì, è la verità, eccellenza. Come è vero che se ritorna qua e vi trova, noi saremo costretti a ricondurlo in clinica, eccellenza. E voi lo permetterete? No, 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 no. Lo permetterete? Calma. E che stai che roba? Stai calmo. È un progetto mio, sai. Sì. È la sola carta che mi posso giocare, Giovanni. Da 7 anni l'attrezzio la scopro piano piano. Il segreto mio, la speranza mia. Abbi fiducia in me, Gio. Speriamo, speriamo. Permesso? Disturbo? Avanti, chi c'è? Cicillo è quasi pronto. Ah. Io che devo fare? Rimango o me lo vengo a riprendere più tardi? Questa chi è? Assunta Cocozza la Quaiola. Il conte ha scelto suo figlio Cicillo per la messa in scena di oggi. Cicillo, sareste voi nel giorno della prima comunione e dell'assedio di Forte Apache. Vi ricordate? Ah, sì, sì, ecco, ricordo. Senti, Giovanni, io vorrei un bicchiere d'acqua con l'anice, è possibile? Sai, mi è rimasta impressa l'acqua con l'anice. Sì, sì, vi servo subito. Grazie, Giovanni, grazie assai. Aspetta. Quanto vi danno per il bambino? 30.000. Donna Assunta, io vi do 50.000 lire se ve ne andate immediatamente voi e vostro figlio. 50.000? Sì. Ma voi dite seriamente? Ma io me lo riporto via subito, anche nudo. Grazie, eccellenza. A Madonna vi benedice, eccellenza. A Madonna vi benedice. 50.000 lire. Mamma mia, io avevo fatto 50.000 lire. Che bella cosa. Mamma mia, come può. Che bella cosa, Giovanna. Quando ero piccolo, mi sembrava di bere le nuvole. Sì? E Donna Assunta? Ah, se n'è andata, sai. Eh? Ti lascia saluti, dice che torna più tardi. Come fai? Che è stato, Giovanna? Che è successo? Che esagi con la musica? Oh, mamma mia! Ma che c'è che la faccia? Carme, che sta? Ma che è? Che è successo? Pronto? Pronto, sei tu, Graziella? Senti, prendi Nennillo e mandalo qui immediatamente. Sì, sì, immediatamente. Non ti posso spiegare. Senti, entrerà dalla porta di servizio, hai capito? Sì, sì, dalla porta di servizio. Ehi, bravo. Ciao. Ma che sta? Giovanni! Si può sapere che è successo? Giovanni, sei riuscito a sapere che cosa è successo? Giovanni! Siamo rovinati! Ma perché? Donna Assunta è scomparso con voi! Ma calmatevi! Calmatevi! Assumo io qualunque responsabilità. Assumo io la responsabilità. Vedrete che il bambino ci sarà. Ci sarà? Sì, ci sarà il bambino. E farà tutto quello che deve fare. Ci sarà. Ma intanto non perdiamo tempo. Giova, pensaci pure tu. Prepariamo la scena, no? Che schema fa? Il forte. Dove stai? Giova, il forte era là. Sì, signore, qua il forte. Sì, allora mettiamo il forte. Forte, prendi il forte. Carmela, facciamo presto. Arriva il conte. La bandiera, Giovanni. Ecco la bandiera, dammi la bandiera.
ecco qua. Il villaggio indiano, voi prendete, sì, il villaggio. Ah, il villaggio indiano. Villaggio indiano. Teresa, Anaela, Teresa. Anaela, aspetti il telefono. Presto col villaggio, fate presto il villaggio. Il villaggio, chi sta? Dove lo mettiamo? Andiamo al fiume. Andiamo al fiume. Dai, il fiume. Anaela, fai il fiume. Giovanni, là che ci sono. Anaela, fai il fiume. Situiamolo. Madonna mia. C'è il conte, Giovanni. No, è fuori, eccellenza. Ah. Eccellenza, permettete un suggerimento? Sì. Sarebbe buono che oggi non lo disturbiate. Guardate qua. Successe molti anni fa. Sì, una ventina. E che fecero? Quando il contino prese la prima comunione, il padre gli regalò una battaglia completa fra americani e Pellirossa. Chi era il Pellirossa? Il bambino. Era il capo. E vinse la battaglia. Per forza. Andarono avanti 3-4 ore, sapete? Con la moneta di allora, 10.000 lire di danni. Giovanni, avete ragione. Non lo disturberò. Grazie. Ma non appena sarà libero, fateli vedere i regali che gli ho portato, eh? Guarda qua che bellezza questo vocatore, eh? Bello davvero, sì. Voi non potete immaginare come gli può giovare alla sua età. Questi dovranno essere i piaceri suoi, eh? Ah, questi qui voglio che li apra lui stesso, sono una sorpresa. Li apprezzerà. Mettiamo questo adesso. Chi è questo signore, Giovanni? È quella persona che vi aveva accennato poco fa. Ah, è un creditore? No, forse un debitore. Insomma, è quella persona che... quella persona che è in trattative con vostro padre. Suo padre? Sì. E non l'avete capito ancora? Si tratta del contino Emanuele. Voi, il vero figlio, quello che se ne andò in America. Sì. E siete ritornato. Definitivamente. Spero, non dipende da me. Queste sono una santa cosa. Ogni mattina, eh? 5 minuti soltanto, senza esagerare. Romanzi polizieschi. Questa lettura, Giovanni, è il vogatore dello spirito. Calma, disintossica. No, io ormai lo so che vicino a lui non c'è più posto per me. Ma che c'entra? Voi a lui ci dovete pensare. Non è forte come sembra. Ha patito. Ha i suoi anni. Non dovrebbe fumare. Non dovrebbe passare le notti senza chiudere occhio. Io nei panni vostri ci starei attento. Quando io venni qua per la notte di Pinerolo e vidi quelle cose e lo sentì parlare in quella maniera, Nenni, tu forse dormivi sul fianco sinistro, facevi qualche brutto sogno,
E chi potevi chiamare? Hai balbettato, papà, vieni. Giovanni, in quei momenti io pensavo, deve essere un piacere vivere vicino a quest'uomo, anche come un estraneo. Per questo sono venuto qua a fare quella proposta sballata. Cioè, ma voi dovete pure pensare come avevo campato io fino a quel momento. Nell'interno d'un limone. Me ne devo proprio andare. Salutatemelo. Ditegli che non ho mai conosciuto un uomo come lui. Un momento. Scusatemi. Non mi avete nemmeno guardato in faccia. Non mi avete detto una parola. Ma se non ho parlato che a voi. Ciao, Giovanni. Addio. Eccellenza, non vi preoccupate per lui. E il signor Conte, vada ad aprirgli. Corra a prendere il bambino. Senti, cerca di mangiare un poco, Giovanni? Sì. Speriamo che tutto vada bene. Dai. Madonna, aiutaci. Vieni, 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 papà. Vieni, papà, tu. Come va, Reni? Ti ricordi tutto, eh? Sì. Bravo. Hai paura? Ah, quanto è bello. Non ha paura. Voi al palo. Sì. Al palo. Non va. Ecco la carta. Preso. Preso. Tutto a posto. Stamattina tutto a posto. Sì, sì. Medicatemi. Ecco qua. Prendimi. Vieni, guarda papà, guarda. Io mi metto là, vedi? Vedi, guarda, mi metto là e ti guardo, capito? Tu fa bene attenzione, non sbagliare, eh? Ciao. Fai bene. Guarda, io sto qua dietro la tenda, capito? Ti tengo d'occhio, eh? Io sono tutto a posto, tutto in ordine, ho fatto tutto quello che. Ehi, ehi. Ehi, beh. Ti hanno vestito bene, eh? È bello, pulito, civilizzato. Forse non ti era mai successo, eh? Bravo. Beh, dimmelo poco, hai imparato bene la lezione? Sì. E sentiamo, me, non a casa tua, ma qui da me, in casa mia. Tu come ti chiami? Nennillo. Nennillo. Ti piace qua? Bene, la posso avere un arco? No, non è. Noi abbiamo fatto appena la comunione. Non abbiamo mangiato, non ci reggiamo in piedi. Adesso facciamo prima il nostro bel pranzetto indiano, eh? Giovanni, è pronto questo pranzo indiano? Pronto, eccellente. Ci preghiamoci, portaci subito il pranzo indiano. Dunque, ascoltami bene, mo ti spiego come sta la situazione, guarda. Poi, questo qua. Te lo devi mettere così, ecco. Nanni, la situazione sta in questi termini. Che ti dà fastidio là? Ecco, facciamo così. Dunque, tu sei il gran capo Siu Aquila Nera. Avanti, vediamo se hai capito. Chi sei? Aquila Nera, e tu? Adesso ti faccio vedere pure chi sono io. Mi preparo. E prendo subito un momentino di pazienza. Vedrai che ci faremo un sacco di risate, poi ci divertiremo e dopo mangiamo, dopo mangiamo, per forza. Prima non potevamo mangiare, dovevamo fare la comunione, quindi non si poteva mangiare. Ecco. Dunque. Io sono il colonnello John Bannister dell'esercito federale americano.
fatto piacere. Bra. Che bellezza. Ah, si diverte. Benissimo. Oh. Siediti, tranquillo, e io ti spiego come sta la situazione. Ecco qua. Io sono venuto nella tua zona con i miei fucilieri a cavallo per farla finita con questi signori indiani. Silenzio voi, silenzio! Quelle sono le tue prigioniere bianche. Ah, e allora? E allora, due sono i punti. O gli indiani accettano la supremazia bianca e quindi si avrà un'era di pace, oppure non l'accettano e allora, in questo caso, io li sterminerò senza pietà. È da vedere. Giusto, è da vedere. Difatti il colonnello Bannister e il capo indiano si sono dati appuntamento sulla sponda d'un fiume per un banchetto amichevole a scopo trattative. Guarda, io vengo di là col mio cavallo bianco. Ecco, sono a cavallo. E la boccia, boccia. Salve capo. Prego, frivati. Bene. Abbiamo anche occhio di serpente. Benissimo. Dunque, gran capo indiano, la fama delle tue gesta riempie tutta Napoli. Ma abbi pazienza, così non possiamo continuare. E che maniera è questa? Tu qualche pozzo di petrolio, no signore, non lo vuoi far scavare. La ferrovia da queste parti non deve passare. Oro, brillanti, topazi, diamanti, guai a chi li tocca, ma ti sembra maniera questa di campare? Il grande capo bianco non sa quello che dice. Non sa quello che dice? Moderate i termini, sapete. Ma vi volete capacitare che noi qui vi portiamo alla civiltà? Dinamite, cannoni, mitragliatrici, fucili, carta bollata, passaporti. Questa no. Non buono! Ma allora che cosa è buono per voi? Sentiamo, avanti. Capigliature, noi scotennare voi. Ma non dar retta, occhio di serpente, gran capo indiano. Scotennamento. E ti conviene con tutte le parrucche che ci sono in giro? Gran capo bianco, non avere sangue nelle vene. Ah. Parlare come un fesso. E là, io ho sangue nelle vene, vi posso mangiare vivi. Occhio di serpente, rissottarla, lasciali me! Subito! Sì, volete la guerra? E va bene, e guerra sia! Gran capo indiano, ti faccio un'ultima proposta degna di te. Risparmiamo il sangue dei nostri guerrieri, affidiamo le sorti d'un conflitto a un duello fra me e te. Accetti? Sì, no. Poi, a che diavolo hai detto? Ho detto sì, no. E hai sbagliato. Oh, questo hai sbagliato. La risposta è sì, colonnello. Avanti, ripeti. Sì, no. Cioè, ma chi è questo? Cicillo Cocuzza. Ah. Ui, Cicillo Cocuzza, io ti pago, hai capito? Io ti pago per farti dire quello che voglio che tu dica. La risposta è sì, colonnello. Avanti, ripeti. Sì, nonno. Teresa. Carmela. Giovanni, questo non è Cicillo. Avanti, rispondi. Voglio sapere la verità, perché se non vi caccio via tutti. Avanti, eccellenza. Parla, chi è? Non è Cicillo Cocuzza, no. Eccellenza. Chi è? È vostro nipote. Come ti chiami? Gondrano Gennaro Battiferro Danilo. Giovanni, ti ho detto che sei licenziato e sei licenziato. Vattene, hai capito? Tu gli amici tuoi li vai a ricevere fuori di qui. Io estranei in casa mia non ne voglio, capisci? Via! Papà, ti vattene! Prego, ti prego, torna l'abitudine di affittare i parenti. Vattene! Se non ci vuoi come figlio e nipote, almeno affitta! Vattene! Vattene!
Io sono pazzo, vedi? Sono pazzo, io sono pazzo. Faccio gli acquisti più sbagliati. Giovanni, tu mi sei testimone. Ma non compro l'ingratitudine. Non la compro la vergogna, l'umiliazione. Non la compro la morte mia, hai capito? Vattene. Vattene, andate via tutto, ma hai tradito. Vattene, andate via, va! Nanni, ma che ha? Che ha? È delicato, fa soggetto a questi svenimenti. No, no, papà, no. No, è malato allora. Oh, è malato. E perché è malato? Perché è malato? Perché non avete saputo crescere, ecco. Perché non ci avete messo anima, non ci avete messo passione. Una creatura è un'opera d'arte. Ascoltami bene. Padre, si nasce, non si diventa. Nanni, Nanni, bello papà, non aver paura. Non aver paura, papà, stai in braccio a me, non ti preoccupare. Bello di papà tuo. Oh, Nanni. Ascoltami, tu e quella, questa creatura non la toccherete più. Non ve ne interesserete mai più. Lo so io, guarda, quando ha fame, quando ha sete, quando sta bene, quando sta male. Sì, Nanni. Giovanni, Giovanni, un bambino scotto. Prendi il termometro. Caccia la linguetta, papà, caccia la linguetta. Carmela, Carmela, la pompetta. Sì, la pompetta. La pompetta, il lettino, preparati il lettino. Il lettino, tu. La borsa dell'acqua calda. Il giornale per coprire la schiena. Il giornale. Senta, un po' di camomilla. Fate un po' di camomilla. Medico, chiamate il medico. Telefonate al professore Liberano. Deve venire qua, subito. Immediatamente. Lo voglio qua, vivo o morto, deve arrivare. Nanni, bello di papà tu, bello. Bello di papà. Ma che? Che è, papà, vuoi dormire? Dormi, dormi, papà tu. Dormi. Nonna no. E nonna nonnarello. Tutto so brutto, ma non mille. No, no, no.